Siamo live, Q&A live numero boh, non me lo ricordo. Se non lo sei tu, non lo so dovevo io. Dovevo chiederla a Sara, ma me lo sono scordato. Ma regia, dove avete messo questa chat di preciso che mi sbarellate tutte le inquadrature? Maledetti, maledetti! Sono qui con Christian Giove, intanto ci date dei feedback sui volumi. No, Christian, giusta perché... queste cose non si fanno in live, vanno organizzate esatto, prima. Mi arrabbierò moltissimo. Ma noi facciamo tutto Real TV. Allora, ci sentite bene? Ci sentite bene? Dai che ci sentite bene. Non sappiamo se ci sentono bene. Non è audio perfetto, ragazzi. Audio perfetto. Scusate, mi bacio da solo perché però, ci sto diventando matti. Però la posizione della chat non ha migliorato tantissimo. No, non ha migliorato, ma almeno non mi batte nel mento che fa male tutto quello che scrivono. Non lo so. Però possiamo mangiare di spazio di qua, perché qua l'abbiamo. La giriamo ancora un po'. Secondo me le ragazze devono iniziare a capire che si devono fare uno screenshot della live e capire dove finiscono le cose, perché insomma l'inquadratura non è molto diversa dagli altri giorni. Ma beccatevi questa scudish. E andiamo sul tema della live. Come sapete, Christian è qui questi giorni con noi e quindi ho detto: Christian, ci leviamo questo sassolino dalle scarpe sulle fiere perché ci hanno rotto il cazzo. Cioè, io ho invitato a questa conversazione in modo da farvi vedere che non è un pesce d'aprile, sia i rappresentanti Lucca Comics and Games che di Play questa mattina tramite Facebook, come si fanno tutti gli inviti formali, non hanno raccolto, credo che non siano presenti in chat, ma se sono presenti possono dire la loro liberamente, questa è una democrazia, eventualmente li banniamo. In ogni caso possiamo dire che ci hanno rotto le palle le fiere. Sì, sì. Cioè, ormai inizia a non avere più tanto senso in questo settore le fiere. Perché ora, ovvio che farle al primo d'aprile è complicata, però ragazzi... La quella è di venerdì, cioè se fosse stata ieri avremmo detto le stesse cose. È di venerdì, casca di primo aprile, tempismo perfetto, forse no. Però abbiamo un po' di cose da dire sul perché quest'anno non parteciperemo alle fiere. Mm-hmm. Christian è un po' dispiaciuto perché... ha diversi giochi suoi in lancio e quindi li lanceremo su Twitch. Questa è un po' la nostra decisione definitiva, perché diciamoci la verità. Allora, le fiere costano un botto di soldi. Per fare una fiera servono X soldi al metro quadro, dove X, ragazzi, è un numero che non è sostenibile nell'economia di oggi. Sì, io mi sono spaventato quando mi hai detto quanto costa uno stand. Ma ci rendiamo conto? Sì. Poi hanno tenuto i prezzi fermi al 2019. Ora, non so se questi signori si sono resi conto oppure no, che nel mezzo c'è stata una pandemia, una crisi energetica, una crisi delle materie prime. Cioè, te non è che puoi tenere prezzi nel 2019. Le cose cambiano, sì, ci sono maggiori costi, però devi andare incontro anche alle aziende, perché sennò non si può fare. Ora, non so quanto voi la pensate così, però ad esempio, se c'è Angelo in chat, sei contento che i biglietti costano la stessa quantità di denaro che costavano nel 2019? Ti sembra giusto? Con quello che abbiamo pagato di luce, gas, energia, io non la trovo coerente. E quindi non ritengo più opportuno questo investimento, anche perché con gli stessi soldi possiamo fare un palinsesto di Twitch praticamente H24. Sì, per 365 giorni. Esatto. Al costo di una fiera praticamente. L'esposizione mediatica è sicuramente superiore. Christian, secondo te quali sono i problemi che effettivamente allontanano però dalle fiere le aziende, le persone? Sulle aziende non lo so, cioè nel senso che devi probabilmente... Cioè, quello sei più preparato quello che parte dell'azienda. Per quello che hai percepito te. Io posso parlare più lato autore o lato fruitore della fiera, diciamo. Cioè, quello riesco a dirlo meglio. Lato azienda probabilmente sono appunto i costi, le affluenze minori, il ritorno, la caccia alle offerte da parte degli utenti, sì. Quindi sono lì soltanto per comprare sconto e quindi... Cioè anche voi questi sconti avete rotto il cazzo, ragazzi, cioè ve lo dico. Non è che noi possiamo venire in fiera e rimetterci. Ci possiamo rimettere noi? No, credo. Se ci rimetti tu poi licenzi noi. Quindi. No, licenzo voi, però, dobbiamo fare un ragionamento serio. Quanto costa produrre questo telefono? Soldi. Quanti soldi mi servono per far sì che questo telefono arrivi nelle mani? Stava frullato. Quanti soldi servono per farlo arrivare nelle mani di Angelo? X soldi. La somma di X più Y, Y soldi, X più Y deve essere comunque sostenibile dal prezzo del prodotto. Se ci mettiamo gli sconti e tutti i costi di allestimento e i dimostratori e il vitto e l'alloggio, la fiera non è sostenibile. Cioè, io mi meraviglio che per anni si sia continuato a fare fiera a questo punto della storia. E come autore, cioè, ti senti a tuo agio in una fiera?
Come autore, il problema è che l'autore nella fiera è quasi inesistente, soprattutto se parliamo di autori di giochi. Cioè, nel senso che non c'è come presenza fisica. No, no, nel senso che lui viene, ma è come se non ci fosse, nel senso che alla fine se va bene lo mettono in un tavolino dove firma delle cose a caso o dove la gente si ferma per chiedergli le informazioni, perché nessuno sa che lui è un autore e sta firmando Che qualcosa. tristezza, però. Esatto. Se va bene, cioè io so di Sì. autori che sono stati usati per tirar giù i bancali di cose e disallestire gli stand, cioè, Fun figurati. fact, ma è così, cioè tipo Christian a noi ci aiuta spesso in fiera nel limite delle sue possibilità, dei suoi tempi, però Sì, io ho la scusa della schiena che mi fa un po' male, se, quindi, però quest'anno non ti terrà perché non facendo esatto, fiere è più ti facile per impiegheremo me. in altre cose. E allora, intanto benvenuti tutti in chat, intanto Ringraziamo. ringraziamo Albe De Costanzi che si era scordato di mettere il follow al nostro canale in tutto questo tempo perché dice il sistema che ci ha seguito 3 ore fa, Ami Bongix che è una nuova follower, Chiara B27 e Mattia Dick che ha appena rinnovato Tanto l'abbonamento Chiara Prime. B27, 27 è il tempo da cui ha dato 27 minuti fa, ha dato il like al canale. E il Incredibile, nick. amici, incredibile. Allora, andiamo a vedere un po' la chat che si è animata. Intanto abbiamo lanciato un sondaggio fuori live dicendo quanto vi hanno rotto il membro perché cazzo è censurato da Twitch, ma io lo dico lo stesso. Le fiere e ovviamente ha vinto col 70% T-Rex, che come sapete è la nostra scala maggiore. Qualcuno insiste che sia un pesce d'aprile, va bene, credeteci. Spero sia un pesce d'aprile perché andrò per la prima volta a Modena Play e vorrei incontrarvi. Chiara, non è l'anno giusto, però ci puoi vedere tutti i giorni su Twitch perché amplieremo la programmazione. Nick ti saluta, Ciao Nick the Nick, ciao Greek. Nick. Ti saluta anche Cigno, Angelo e poi alzerei ancora un filo la videocamera, non possiamo alzare più nulla ora. Rispondo al sondaggio, le fiere non mi deluderanno mai, Angelo. Angelo invece è tutto pro fiere, perché lui va lì per fare incetta di outlet e vedrai che ora che non ci sono più le aziende in fiera, Ma te alzare la videocamera ne intendono più in alto, perché noi possiamo abbassare un filo le renderai conto. sedie. Possiamo abbassare le fiere, abbiamo questi potenti mezzi, Incredibile la hai tecnologia. visto? Abbiamo alzato la Ok. cam. Passato l'effetto del peperoncino, sì, Tania, alle 9:20 dell'altro giorno, di sera però. Poi Simona Marco, ciao a tutti di Angiostore Bologna. Domanda, esce Plion YouTube now qua. Quanto è buono il pesce? Ci chiede Luke DT. L'ha scritto al contrario. Ah, Ha ok. scritto Exe Pliono U Beot Nauk. Intanto pensavo che tu parlassi aramaico antico, Sì, ogni tanto lo invece. faccio. Non fate le fiere, fate i giveaway. Effettivamente, con il costo di una fiera Col possiamo costo di una regalare fiera mezzo potremmo regalare esatto magazzino. una scatola a un terzo dei nostri ascoltatori, a tutti i nostri ascoltatori, probabilmente al costo per un anno. Sì, Silvia Inter dice: sono entrata e bagniamo e rotto le palle. Ottimo. Vatti a vedere i primi minuti della live dove ti ho scudisciata. Invece, Mario, dai, non ci crede nessuno, 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 però con la faccia perplessa e vedremo se ci crederete. Ma io avevo già prenotato il 70% motivo per cui venivo, eravate da voi. Però voglio dire, per Lucca Comics, se sei già prenotato, vieni a Lucca anziché andare in fiera, vieni a trovarci nella nostra sede. Siamo sempre Siamo a a Lucca. Lucca, voglio dire. Quanto dura lo scherzo? Mi sono perso i primi minuti, ragazzi, nessuno scherzo. Onestamente, mi stupisco, non si è aumentato il prezzo del biglietto, dice Turgan. Perché gli organizzatori devono anche mangiare con la crisi, noi no. Quindi sì, si capisce che è uno scherzo dal fatto che tu stia pure sbagliando i congiuntivi, li sbaglio spesso nella fretta di parlare, quindi non è sempre il primo di Cioè, aprile. non facciamo adesso la retro cosa complottista, hai No, messo le mamma mani a mia, ha triangolo, l'amico dato, 4 si vede perché lo e schiaffo quando l'ha data a Chris Rock, il colpo è arrivato dopo. Dai ragazzi, da quando eravamo bambini che ci insegnano che arriva prima il fulmine e poi il baleno, o il tuono, sì, insomma. forse. Angelo, non è la stessa cosa Twitch con la fiera, parere personale, ma secondo me. Sono due cose diverse, ma adesso per l'azienda bisogna vedere cos'è che funziona meglio, cioè cosa riesce meglio a portare il prodotto ai clienti e potenziali clienti, cosa riesce meglio anche rapporto costo-benefici. Quindi Certo. poi è quello. Rux Fabio suggerisce un grande format. Silvia, prendi nota, il grande fratello Dungeon 24 ore su 24. Dungeon Sì. fratello.
bellissimo. O Fratello Dice. Ok, una telecamera costantemente che riprende gli studi di Dungeon Dragons. Sì, poi proprio a norma sulla privacy. Sì. Però puoi tagliare totalmente i costi della sicurezza che fa le ronde, che controlla tutto, perché c'è gente da casa che guarda 24. Poi sarebbe bellissimo proprio stare qui, dormire qui, fare... la farei. Poker Face, arrivedere Guybrush, Poker Face. Io sono sempre molto sorridente, non capisco. Turing, dai che c'è Mario che non ce la fa più a tenersi dal ridere, mi fate molto ridere con i vostri commenti. Dai che non ce la fate a non ridere, dice Lacerato 77. Mario all'LOL perdeva dopo 30 secondi di questo, poi metterci tre mani sul fuoco, ma io inizio a ridere all'LOL quando parte la sigla, quindi... Angelo compra il modello prima, non so cosa si riferisca, Scigno, sicuro. Nick mette in evidenza un messaggio con i punti dado, ricordatevi che con i punti dado potete mettere in evidenza i messaggi e noi li evidenziamo. Non lo sapevo neanche io. Come si fa? Tasto perché destro? Perché stiamo poco su Twitch, è troppo in fiera. Ma poi diciamocelo ragazzi, non ha senso fare le fiere quando la ristorazione della fiera non ti porta la tigella direttamente allo stand. Io dico di più, mai più fiere fino a che non sarete serviti allo stand. Ma poi le fiere veramente paghi 20 euro per entrare col biglietto e poi devi fare 2 ore, le perdi per cercare di mangiare. Cioè è una roba inaccettabile, inaccettabile. E comunque questo è un tema che affronteremo fra poco, quello del cibo in fiera. Mario, se mettevi Big Little Fish al posto di Oltre era epico, non continua a non raccogliere. Paolo Bax, buongiorno Mario e Christian. Paolo Bax è il nostro super sponsor che ci... ha gentilmente concesso questo magnifico tavolo su cui facciamo le live, facciamo il gameplay, sviluppiamo i tuoi prototipi. Ciao Paolo, ma ci siamo anche visti in fiera. Sì, però Paolo, facevo anche per quelle cose che le dici all'ospite per dirle agli altri. Giusto, no? Giusto. Ti ammiccavo. Io non leggo l'ammiccamento, sono pessimo. Fabio, buongiorno a tutti, seguo a sprazzi per il trigger potente, ma sono fuori casa. Fabio, ho appena mandato a cagare tutte le fiere, quindi non so, non credo di avere molto altro da aggiungere. Non mi hanno rotto, viva la fiera, dice Angelo. Ciao da Tommaso Vezzali, non so se lo conosci. Comunque, certo. Chi non conosce? Non so. Mario, hai letto che vogliono portare al 40% l'IVA sui giochi perché beni di lusso? Che ne pensi? Guarda, allora, sull'IVA al 40% l'ho sentito, noi ora li passeremo tutti a IVA assolta, così, di nostra iniziativa. In questo modo, niente più IVA per tutti, cioè, anzi, meno IVA per tutti. Se mi volete votare, sarò candidato alle prossime elezioni. Angelo, 10 euro per Modena è eccezionale, anche se ora costa 16 e poi sarà 24, mi pare. Quindi Angelo ha rilevato il caro biglietto. Ma 10 euro dove? Gli dice mail to Chiara. Io venivo a Modena solo per incontrare i miei fratelli. Quest'anno risparmio i biglietti, piuttosto vado a trovarli in negozio, di negozio e in sede. Ma infatti, Andrea, basta soldi alle fiere, hanno rotto le scarpe. Ecco, te pareva, Luca Ciglione, ma scusate, io mi aspettavo la massima spettacolarizzazione con Chris legato ed attaccata a una bomba vera, con un vero timer e alcuni content creator che devono giocare a It's the Bomb giocando realmente con la sua vita. Pensa il pathos. Mamma mia. Pensa quanto poco vale la vita di un autore. Sì, viene considerata proprio poco. Un asset, sì, consumabile in fiera. Però effettivamente sarebbe il più grande lancio della storia del gioco molto da tavolo. Bello, molto bello. Di proprio l'artista is present. Esatto. Io mi gioco la mia vita sul bilanciamento di questo gioco. Fratello Dungeon mi ricorda Nino Dungeon o Nino D'Angelo. Questo è il parallelismo che fa Tommaso Vezzali. Francesco ti aspetta, nel frattempo sta diluviando. Sì, è la prima volta che sento del rumore in sala registrazione con questo diluvio, quindi speriamo bene. Okay. Loro non dovrebbero sentire, comunque. Sì, a me che è parcheggiata vicino a un argine. Guybrush fa un commento che non possiamo leggere in chat, ma te lo faccio vedere col dito. Siamo una big family, me lo ricordo, Teo fortissimo, dice Mail to Chiara. Si sente, sì ragazzi, considerate che abbiamo 4 strati di insonorizzazione sul tetto e si sente, questo è per dirvi che secondo me i poteri forti di Luca Comics and Games hanno rovesciato il loro meglio, anziché tenervelo per voi in fiera a novembre, per boicottare la puntata, ma noi siamo sotto gruppo di continuità e non ce ne frega niente. Viva la pioggia dopo tanto tempo, dice Balkan, è vero, pensiamo anche agli amici agricoltori. Bene! Benissimo. Io direi che la live è finita, possiamo andare. Detto quello che dovevamo dire. Quindi vedo che le fiere vigliaccamente non si sono presentate per dire la loro su questo tema. Un po' ce l'aspettavamo. Ci danno ragione, sostanzialmente hanno paura del confronto. E va bene, dai, questa stronzata la possiamo finire qui. Credo che siamo riusciti a farci credere una persona su questa cosa. Ma ormai... Anche due, punto 2 o 3 secondo sì, me. Sì, secondo me il pesce d'aprile deve essere spostato automaticamente al 2 di aprile d'ora in avanti, perché al primo non ci crede più nessuno, oppure al primo maggio, così. Sì. Ma però non è più pesce d'aprile, non è più pesce d'aprile. Lo so, ma va fatto una cosa molto figa, va fatto alla sera del giorno prima,
Ma per renderlo possibile legalmente, noi trasmettiamo da un altro paese che col fuso orario già fece ad aprile. Ok, ci sto. Guarda, faccio una cosa fichissima. Metto uno sfondo alla chat. Là. Mamma mia, Almeno la prima si wow, vede, la eh? tecnologia è incredibile. Allora, fate entrare Lillo. Mario sì, fiero di non andare in fiera. Lol. Ma ragazzi, allora, finito il pesce d'aprile, avevamo messo anche il fondale rosso, come direbbe un content creator del videogioco famoso, eravamo fuori fuoco, così rimettiamo la parte blu per ritornare alla normalità, però in realtà la Ok. Q&A si fa, non era solo un pesce d'aprile. E parleremo di fiere, questa volta lo sfondo blu dichiara la fine del pesce e iniziamo a parlare di fiere, perché già che c'è Christian qui, volevo fare una Q&A condivisa dove vi butto degli spunti, voi ci dite la vostra e noi diciamo la nostra su come la vediamo per quanto riguarda le fiere in questo periodo. Allora, Cri, io te lo sai perché mi segui fortunatamente, ho tiltato più di una volta nei confronti delle fiere, al di là di questo scherzo. Andrea e Giorgio, vi voglio bene come sempre, tanto quello che vi devo dire ve lo dico davvero, non è che devo farci degli scherzi sopra. Però ci sono delle cose che a mio avviso vanno migliorate nelle fiere, ma volevo avere un tuo punto di vista, perché Christian me le dice in faccia, non è artificioso nel modo di relazionarsi con me, anche un po' il tuo punto di vista sia come usufruitore, perché spesso sei in fiera sia nel ruolo di autore, sia nel ruolo di creatore di contenuto, nel senso che comunque magari c'è il talk, il panel, il workshop, eccetera, sì, anche come usufruitore, cioè vai a vedere altri stand, vedi giochi, provi giochi, ti interfacci. E poi il nostro Christian è anche content creator sul blog Giochi sul nostro tavolo, quindi puoi scrivere recensioni, è molto, molto attivo. Quante ne fai? Poi dicono di me. Un tempo molto di più, Ok. adesso più o meno uno ogni 2 settimane, È subentrata la allora vecchiaia, è subentrato il lavoro, ok. Ah, ok, ci sta, Faccio ci più sta. giochi e meno recensioni, quindi. Allora, maledetti, hanno chiesto lo sfondo verde. Ora, lo sfondo verde dovete sapere che è la cosa più difficile da fare, quindi sarà tipo verde menta, perché abbiamo delle luci a LED ultrabianche, quindi vedete che diventa dentifricio. Comunque ve lo lasciamo così, hanno riscattato quei punti, non possiamo. Tra l'altro, ste luci, ma erano così sparaflashate anche quando abbiamo fatto il Sì, pranzo con erano Mario? esattamente così. Erano esattamente Secondo così. me avevo problemi agli occhi oggi perché mi sento un po' accecato dal. Lo so. La luce del successo che ti abbaglia. Mamma mia, Allora, poeta. entriamo un po' nel dibattito e vorrei che faceste anche le vostre domande su quello che, o le vostre considerazioni su quello che vi aspettate dalle fiere, cosa non vi piace, cosa vi piace. Cerchiamo di renderla molto interattiva questa puntata e non andate via perché è una sorpresa per voi fra poco. Intanto rispondo al telefono un'altra volta. Quindi ti volevo chiedere, Christian, in questo tuo doppio ruolo di triplo ruolo di autore, quindi addetto ai lavori, content creator, quindi osservatore dei lavori altrui e usufruttore delle fiere, secondo te qual è proprio la pecca principale delle fiere del settore del gioco a tavolo? Lasciamo stare Play, Modena, Essen, cioè cosa gli manca in questo momento, a tuo avviso? Se c'è qualcosa che Sì. manca, perché No, no, magari secondo me c'è per te. tantissimo che manca. Il discorso che poi andrebbe nel dettaglio molto particolare da una fiera all'altra, perché le differenze ci sono. Secondo me in generale manca un po' una cura, nel senso che c'è stato sicuramente un grosso passo avanti rispetto alle prime fiere che erano di fatto delle convention, poco più. Ok. Con gli anni sono cresciute e poi a un certo punto sono diventate più delle mostre mercato che delle fiere vere e proprie. Vero. Questa è la parte secondo me più brutta. Ad esempio, nel caso di Torino Comics, questa cosa non è plateale, per me sono solo più negozio stand che vendono Bancarelle, sì. gadget e cose praticamente al 95%. Ma anche nel caso delle fiere del gioco, io mi ricordo quanto rimasi stupito quando ci fu Asmodee, era appena diventata Asmodee, Stereo era appena diventata Asmodee con le americane. La prima volta che vedevo delle americane sono quelle strutture in metallo su cui si attaccano cose, Sì. detta molto brutalmente. Prima E volta ho come le visto. definiamo in gergo tecnico? Ok, Strutture perfetto. metalliche su cui si attaccano cose. Fantastico. E la prima volta che ho visto delle americane in una fiera italiana, ho detto wow, Wow. fantastico. Però poi non c'è stata una crescita molto grossa. Cioè, No. ancora oggi la metà degli stand, più della metà degli stand, sono molto tristini o rasoterra. Quelli che iniziano a essere un po' più tridimensionali, però spesso fanno poco spettacolo, pochi eventi, poche cose. Cioè sono posti in cui vai a comprare le novità, provare magari le novità se riesci a trovare il posto al tavolo e fai il giro delle offerte. Che poi le offerte per me ci sta anche laddove l'editore deve far fuori residui di magazzino
che possono essere anche giochi bellissimi, ma a volte capita che sia andato in overprint. Tante volte non è detto che un gioco in outlet sia un brutto gioco, spesso è un'errata valutazione dei tempi, delle quantità o anche sfortuna. Tante volte sfortuna. Ma d'altronde, ma si sa, ci sono, tutti hanno visto in outlet delle cose che sono oggettivamente dei gran giochi, quindi lo sanno che questo, che non è quello il criterio. Quindi ci sta una parte di outlet perché è funzionale all'attività di un editore che ci sia, però secondo me non deve diventare il cuore dello stand, perché sennò l'area offerta di un negozio online diventa. Ti lancio questo high five da parte di Luca D'Inchiostro che ci scrive: okay. Secondo me mancano le idee, soprattutto nelle fiere più grandi si va avanti per schemi troppo classici. E effettivamente la madre di tutte le fiere è la fiera mercato, cioè la maggior parte delle fiere anticamente nascevano come uno spostarsi itinerante di commercianti che producevano in un luogo e poi si facevano il giro delle sette chiese, delle sette piazze, delle sette città a vendere i loro prodotti, e si ritorna sempre lì, ma forse perché è la declinazione più semplice. Sì, ma è anche l'abitudine, cioè lì è anche un po' colpa del fiere che non fa nulla per spingere un cambiamento, però in realtà è proprio un po' l'abitudine. Io ho degli amici, cioè facendo questo stanno un po' morendo secondo me, realmente. Io ho degli amici che non vengono più a Modena perché quando diceva ah, ci sei, mi diceva ma no, ci sono andato un anno, ci sono andato l'altro, e poi però è più o meno sempre uguale. Cioè io ho vissuto alcuni anni di Modena che se mi facessi vedere una foto io non ti saprei dire che Modena era, cioè nel senso a distanza di 4-5 anni erano sempre esattamente le stesse cose, identiche, cambiavano solo i giochi, cioè lo potrei riconoscere dai giochi, per dire, però non dalla fiera. L'ultimo anno qualcosina si è provato, cioè vabbè, a parte lo stand nostro che era super wow, però il si è fatto anche qualcosina, i giullari che andavano a fare dei gameplay, gioca coi giullari, certo. Gli eventi che abbiamo fatto da noi, cioè iniziavano ad esserci un po' di cose, secondo me servono quelle cose lì, cioè io che vado in fiera vorrei fare delle cose. Quando vai nella fiera del fumetto in realtà funziona già un po' meglio, perché il fumetto ha un sacco di cose. Chiaro. Ha più cose probabilmente, più incontri con gli autori, più panel, più presentazioni, più mostre. Sì, più sul contenuto che sull'oggetto del contenuto, cioè sulla parte culturale. Tra l'altro su questo vorrei fare anche un appunto sulla fiera di Bologna che si è tenuta da poco, il Salone Internazionale del Libro per Famiglie, per Bambini. Ma ne parliamo magari un attimo dopo. E intanto, come sempre, devo fare un attimo di ping pong con la chat. Saitama mi dice: comunque col pesce dell'IVA non hai fatto una piega, si vede che da imprenditore ormai ti aspetti di tutto sul discorso fiscale. Mi aspetto molto di peggio di questo, so che sembra incredibile, ma è così. Invece Tommaso è contento del suo sfondo dentifricio. Lo spettatore Natica Selvatica ci segue per la prima volta, ci dice: ce l'ho fatta, eccomi. Grande Natica. Non farò la battuta sul tuo cognome, però su grande è quasi automatica. Ciao Mantrex, benvenuto. Beh, qualcuno sta migliorando. L'ultima Modena, lo stand di GOG, una casa editrice nostrana tra l'altro, era veramente figo e tirava un sacco. Ho visto dei video ed era tanta roba, dice Nicola. Cercano di guadagnarsi il VIP. Sì, il VIP del canale, ma non so. Invece Angelo ci colpisce sempre al fianco. Fiera per me 65% outlet e 35% vedere novità e provarle per poi prenderle nell'outlet usato quando ci finiranno. Direi molto specializzato su questo, giustamente. Invece Bijo 977, ciao, non Bijo. So se è quel Bijo, ma immagino di sì. Direi che lui. La fiera mercato terribile in my humble opinion, la mia modesta opinione. Bravo. Nick suggerisce il ban di Angelo, Angelo è così, è la nostra mascotte, non lo banneremo mai. E invece Bezzali dice: come già avete detto, probabilmente spettacolarizzazione manca, eventi legati al lancio di novità, partite trasmesse, talk, panel, ciò che avete cominciato a fare voi l'anno scorso. Ecco, su questo tema io mi soffermerei un attimo, perché si riallaccia a quello che stavi dicendo, cioè troppe fiere partono come con... Quasi tutte le fiere italiane nel nostro settore sono partite da piccole con, la stessa Lucca Comics è nata come una con, e la con per sua definizione è tutta contenuto, perché ci si trova fra appassionati di un hobby e ci si dedica al gioco, a parlare fra persone, a incontrarsi con l'autore, con l'editore, con il revisore, cioè fra appassionati in un circolo ristretto. Poi la fiera cresce e inevitabilmente entra l'interesse capitalistico, ma necessario, di chi produce i prodotti, di chi li commercializza. È ovvio che quando la fiera cresce non ha una dimensione
subito comunicativa così importante da attirare l'ultimo anello della catena, cioè il produttore, attira prevalentemente i piccoli negozianti, i piccoli esercenti locali che vanno ad esporre la propria merce in stile fiera mercato. Da lì però la differenza, secondo me, fra una fiera che poi diventa qualcosa di più è proprio questo passaggio, cioè quando arriva l'editore, se l'editore fa il lavoro del negoziante, non c'è stato un innalzamento qualitativo della fiera. Abbiamo messo l'americana, abbiamo messo le luci fighe, ma dal punto di vista contenutistico resta povera. Sì, sì, sì. E qui, secondo me, c'è una corresponsabilità fiera, ma anche chi partecipa alle fiere, quindi per cosa usa queste fiere. A questo proposito ti chiedo, sei un autore di giochi, come Tommaso, come tanti altri che ci seguono. Hai il tuo gioco col tuo nome sopra, quindi quella scatola in quel momento ti rappresenta, è lanciata in fiera. A te che cosa piacerebbe che succedesse? Al di là ovviamente della vendita, perché matura le tue royalty, quindi è il tuo stipendio, è quello con cui mangi. Certo. Ma poi ovviamente dipende da gioco a gioco. A me piacerebbe sicuramente, ad esempio, io apprezzo molto... Allora, mi piacerebbe qualcosa che attiri l'occhio verso il gioco veramente. Cioè, chi di voi è andato a Essen vede che, ad esempio, Essen, quando è uscito Mysterium, c'era un 2x3 metri, una stanzettina arredata con le pareti, coi quadri, il finto caminetto, eccetera, il tavolo, e ci giocava attorno come fossimo di Medium al tavolo di un salotto. Questo è un qualcosa che comunque chiunque passa la vede e dice, wow, che è sta cosa figa. Soprattutto gli occasionali, la famiglia con i bambini, cioè quel persona che dovresti attirare, perché quando viene alla fiera deve avere quell'effetto wow. Sì. Perché alla fine promuovere il gioco non è soltanto te lo faccio provare, poi comunque accanto c'erano altri tipo tre tavoli semplici in cui non c'era tutta questa cosa. Addirittura, se non sbaglio, c'era chi faceva il fantasma, cioè c'era anche qualcuno in costume, mi ricordo, forse c'era un fantasma da c'era medium, un cosplayer, no, faceva il fantasma nella casa, fantasma, interagiva col medium. Sì, sì. E quindi quella parte, secondo me, ad esempio, è bella come autore, ma è bella perché attira l'occhio, ed è bella perché chi viene in fiera e non è un super conoscitore dei giochi vede della roba, poi ne parla, ah, ma sono andato, mi hai visto, pensa c'era, poi c'era una grossa casa di marzapane fatta per un gioco sulle fiabe, poi c'era una sorta di cosa, ti mettevi il visore VR, cioè sono quelle cose che poi racconti in giro, che poi fotografi e che fanno crescere la fiera, perché quest'anno vengono 100 persone che fanno questo e l'anno prossimo ne vengono 500, perché ho visto le foto dell'anno prima, i ragazzi, i figli ne hanno parlato a scuola, anche gli altri compagni vogliono andare alla fiera, ed è un modo per allargare, quindi questa è una cosa che mi piacerebbe. E poi sicuramente mi piacerebbero appunto eventi legati al gioco, quindi potrebbe essere far giocare il gioco a degli influencer, Giulia, Silvia, Giullari, Teo, che sia, quindi vedere questa cosa qui, quindi un modo per promuoverlo in fiera in modo più interattivo. Oppure mi piacerebbe qualche iniziativa per incentivare, che può andare dal gadget se giochi il gioco, può andare al... Cioè, secondo me è più carino il gadget se giochi il gioco, piuttosto che 5% di sconto se giochi il gioco, se provi Angelo il gioco. Angelo non è d'accordo. Angelo non è d'accordo, lo so. Però qualcosa che ti resta in mano, che ti faccia la cosina un po' strana, un po' particolare. Cioè, lasciare in mente qualcosa che passa. Chiaro. E fra l'altro, secondo me, è centrato il punto proprio quello stand di Mysterium... di Asmodee, perché in quel momento, guardando quello stand, non pensi al prodotto. È un po' come la casa dell'orrore di Gardaland, no? Entri in una dimensione, cioè te barchi la soglia di quel 4x4, 3x3, cos'era, ti siedi e vieni assorbito dal contenuto, non dal prodotto, non dalla vendita, non è neanche necessaria la vendita a quel punto. È proprio dire, ho avuto un'esperienza significativa. Ad esempio, alla fiera, all'Eudi, la fiera della subacquea, una cosa che facevano, che è una mia passione anche per avere un po' di contaminazioni, anni fa, era farti immergere con la strumentazione di un palombaro della Seconda Guerra Mondiale. Quindi avevano messo questa mega piscina, ti mettevano proprio la mutona in metallo, ti calavano sotto per farti sentire un palombaro come si muoveva per levare le mine subacquee, no? Cioè, l'agricola, ti fanno zappare un finto terreno. Perfetto, mi sembra così adatto. Un po' braccia rubate all'agricoltura. Sto scherzando, no, però sarebbe carino. Cioè, queste cose sono super scenografiche e hanno un loro senso. Cioè, uno può pensare non serve a niente,
Vabbè, ma il gioco tanto è un'altra roba. Il gioco sta lì su un tavolino, però detto così, il gioco allora a sto punto lo giochi in una stanzetta per Allora, conto tuo. perché fare Cioè, fiera? esatto, fai fiera per provare i giochi. Provare i giochi assolutamente ci sta. Però in fiera fai anche tante cose e anche tanti tempi morti, che secondo me devi riempire. E poi bisogna trovare quell'equilibrio che soddisfi il gamer e l'occasionale. Cioè, tutti e Certo. due devono essere soddisfatti, anche perché è bello soddisfare i gamer, io sono un gamer, ma a un certo punto invecchiamo e moriamo, cioè nel senso che abbiamo bisogno La che tocca piano, arrivino Cristian, la tocca piano, però è vero, è vero. anche cronologicamente, ma anche poi a livello della fiera, cioè nel senso che, come dicevo Certo. prima, molti gamer a un certo punto dicono: sì, vabbè, mi sono visto sette Lucca, l'ottava è sempre la stessa ottava Lucca Hai espresso perfettamente in parole semplici il concetto di lifetime value, cioè il valore che può apportare nel tempo un cliente a un qualunque tipo di servizio o prodotto. Sì, sono appassionato, sì, il contenitore fiera mi piace, però dopo 5 fiere, se l'offerta è sempre più o meno uguale, e ripetiamo, con responsabilità sia dell'organizzazione fiera, sia di chi espone, quindi noi editori, negozianti, eccetera, allora io scado, quindi non sono più interessato a quel contenuto, non apporto più il mio valore, cioè la mia presenza, il mio fare più uno alla folla, il mio spendere, il mio mangiare, il mio condividere la passione, quindi è giustissimo quello che hai detto. Allora, Balkian ci dice: la cosa assurda è che i giochi potrebbero dare mille spunti per parlarne, fare attività laterali, ma sembra che manchi la fantasia e la volontà di giocare con il gioco. Sei d'accordo sul fatto che manchino le idee? Manca secondo me a monte il desiderio di mettere a frutto quelle idee, nel senso che se un editore dicesse per un qualunque gioco voglio organizzare questa cosa qui, chiedendolo all'autore, chiedendolo a chi che sia un'idea per renderlo interessante, si trova. Cioè, non lo so, ma qualunque roba. Cora possiamo metterlo con un tavolone in finto marmo, finto dipinto, è un Io polistirolo avrei un marmo vero, una colorato, cioè. Carrara con un bilico. Poi ci metti il dimostratore con sopra il vestito, c'è la piccola toga un po' Certo. greca e ti spiega. Ad esempio, è già tutta un'altra roba. Certo. In polistirolo fai, ci sono quegli scultori di polistirolo, c'è uno vicino a casa mia che fa le cose tagliandole, no? Col filo caldo, ci fai i pilastrini dorici, hai già creato un stand con relativamente, ma non so cosa saranno, 300 euro di investimento in più. C'è un Certo. investimento che in realtà nell'ottica del costo complessivo della fiera, dove paghi magari 20.000 euro lo stand, metterci 500 euro, cioè per me avrebbe più senso metti 5 metri quadri in meno e quei 5 metri quadri li usi per rendere figo il modo di presentare quelle che sono le tue novità. Chiaro, chiaro. A volte non è così semplice, nel senso che, ad esempio, banalmente, uno dei problemi che abbiamo avuto quando si trattava di localizzazioni prevalentemente è il fatto che non abbiamo proprio modo, ma nessun modo, di accedere ai file ad alta definizione e quindi dovendo fare delle riproduzioni in grande, anche minime, vengono sgranate, orribili, inguardabili. E questa cosa qui, Margherita ci sarà testimone in chat, è terribile. Però sulle nostre produzioni, dove abbiamo invece i vettoriali ad altissima definizione, è sicuramente percorribile. L'altro grosso problema, a volte, questo te lo dico, è che la metratura minima non è così banale da stabilire, perché ci sono anche delle dinamiche interne allo stand di fruibilità dei percorsi, delle zone demo, dove quel metro quadro in più o in meno purtroppo fa la differenza, però sono d'accordo con te su un aspetto importante. Secondo me uno dei motivi per cui non si fa questa cosa deriva dall'aspetto proprio concettuale quantitativo delle fiere. Cioè, se io approccio la fiera come fiera mercato, devo spostare delle quantità, quindi avrò tanta area di vendita, quindi tanto magazzino e cercherò di fare più tavoli demo che posso per coprire tutte le quantità che mi sono portate. Mentre l'inversione di tendenza dovrebbe essere: non facciamo più tante cose diverse, ma facciamone poche super bene. Quindi, ad esempio, anziché portare 10 giochi in demo, 5, e questi 5 curarne nel dettaglio il lancio, la produzione. Poi però va a finire, e questo è un grande tema, e di qui la cosa che vi avevo messo in serbo per oggi pomeriggio, il tema dei ritardi, perché noi purtroppo, e Christian già lo sai, ha già pianto in disparte, non ha pianto, ma ha pianto moralmente, e Cina sta riandando in lockdown nuovamente, nuovi ritardi sulle produzioni, i prodotti slittano e arrivano tutti in una fiera sola. E a quel punto chi sacrifichi?
in un mercato dove la comunicazione è così difficile, dove un'azienda si deve creare un canale Twitch spendendo un sacco di soldi per riuscire a parlare di quello che fa banalmente. Quindi io sono tutta la vita con te sul fatto che dovremmo ridurre la quantità ma fare un gran lavoro sulla qualità di quel lancio lì, e sperando che però i ritmi ritornino un pochino normali. A questo proposito, 17:30, Let's Talk con me, partiremo da un articolo della BBC riguardante il lockdown Cina. Vi dico cosa sta succedendo in Cina in questo preciso momento e perché questo avrà dei grossi strascichi su tutto il settore gioco a tavolo e delle fiere quest'anno. Ci vediamo alle 17:30. Come sempre, per chi avrà voglia di esserci, ci sarà anche un piccolo regalino. Allora, andiamo avanti. Angelo dice, per il fumetto, il top in Italia è Cartoomix, almeno fino a 2 anni fa. Fatta davvero bene, coinvolgeva fumetti, gioco da tavolo e intrattenimento, cosplay, eccetera, eccetera. Dall'anno scorso, invece, è abbinata al videogame. Cartoomix ci è stato? Non ci sono mai stato. Okay. Chiediamo a Bigio, che sei ancora in live, cosa ci dice di Cartoomix. Allora, Bigio sta chattando, quindi immagino che ci sia. Vezzale, addentrarsi nei giochi, ricordo Shy Monsters con piacere. Allora, non so se te lo ricordi, ma noi avevamo fatto la versione gigante di Shy Monsters, dove anziché avere le pedine da spostare, la pedina eri te, quindi eri l'eroe, spada e scudo. L'unica cosa è che poi un bambino ci ha rubato la spada. No. Faceva i suoni la spada. Quindi siamo contenti di aver fatto felice un bambino, però più spade, però un po' o meno bambino. Però genitori educati, figli a non rubare almeno fino alla fine della fiera. Il minimo, cioè la cosa base. Comunque siamo contenti se quel bambino ha trovato un oggetto. Sì. Anche le versioni giganti sì, sono un modo carino per attirare l'occhio. Vero. Cioè deve essere un qualcosa, io vorrei... Quindi se ritorna pensare... a te che esplodi inizia bomba, esatto. Sull'altare. Cioè io vorrei proprio fare, a me piacciono quelle fiere in cui quando torni a casa ai tuoi amici puoi dire, ragazzi dovevate esserci. Cioè, ho visto A, B, C, D, spettacolo. Vero, perché vero, se torni e dici, ragazzi, ho provato questo gioco, a parte che di questi quattro uno di loro ti dice, ah, quello l'ho provato anch'io ed è stato a casa sua, ma gli altri tre diranno, bello, dimmi come sono, ma lo proveranno in un negozio o da un amico nell'arco di 2-3 settimane. Facciamo un applauso a quest'uomo che ha sintetizzato alla perfezione l'essenza di una fiera. No, è così. Io spero che ci siano Giorgio e Andrea in chat, che ci siano altri commerciali fiere anche di Borgo Salcazzo Comics a cui quest'anno presenzieremo finalmente. Poi la facciamo, dopo anni poi. La organizziamo noi. Però è quello che dice Christian, cioè non ci siamo messi d'accordo, ve lo giuro, abbiamo fatto tutt'altro questi giorni, ma anzi è stata anche improvvisata la Q&A insieme. Ma è questo, le persone che tornano alla fiera devono aver avuto un'esperienza significativa, spettacolare, deve essere una roba che l'anno dopo senti di doverci andare perché ti perdi un qualcosa nella tua vita, non perché comprerai un po' meno. Come si fa a fargliela capire questa cosa? Cioè, lui l'ha detta meglio di me, io sono sempre troppo arzigogolato. L'ha detta perfettamente, devi tornare a casa e dire ai tuoi amici che figata, e l'anno dopo hai voglia di andarci. Cioè... Anche perché sull'acquisto, tra l'altro, non è proprio fattibile, cioè mi spiace per Angelo, nel senso, ma l'acquisto non funziona mai, realmente, secondo me. Cioè io, tutte le volte che i miei amici si impuntavano sul discorso acquisto e poi si facevano due conti, risparmiavi 100 euro perché c'erano delle ottime offerte, poi magari alcune sono cose che non avresti mai comprato e le comprate solo perché erano a metà prezzo, quell' altro discorso, ma risparmi magari 100 euro, 150 euro, ma ne spesi 30 di benzina, 20 di caselli, 35 per farti la notte perché sennò devi fare il tour de force, cioè a me che tu vivi a mezz'ora, un'ora di macchina. Esatto. E alla fine non so se ne vale la pena, cioè nel senso che tendenzialmente hai risparmiato 30 euro magari in totale o ci sei andato pure in perdita. Molto raramente ne vale davvero la pena. Sì, sì, sì. Quindi invece l'esperienza, quello è un qualcosa che, come dice Visa, la pubblicità della Visa, non so che... Per quello tutto è impagabile. Mastercard, hai ragione, scusa. Per tutto il resto c'è Mastercard. Allora, Bigio dice, quota Tommaso Vezzali, se non ci sono eventi, mostre, tavole rotonde, highlights, non vale la pena pagare il biglietto. I mercatini non valgono una tassa d'ingresso. Mi sembra che non faccia una grinza. Poi nel nostro settore fare come fanno alcune fiere del fumetto o quella anche di Bologna dove sei andato tu, non è difficile. Cioè in realtà se la fiera lasciasse degli spazi
o dicesse vi lascio questi pezzi di parete, queste cose, purché ci organizzate cose. Cioè, uno potrebbe creare ad esempio come è nato il gioco. Certo. Oppure poi quindi con i bozzetti originali, con i disegni, certo, con le opere dei vari illustratori. Potrebbe creare una galleria di illustrazioni fatte dai giochi usciti quest'anno. Potresti creare tante cose, con materiale che già hanno gratis. Editori. Gratis. Sì. Gratis. Sì. Quello a cui si riferisce Christian, per chi mi ha seguito nelle storie, quando sono andata alla fiera di Bologna che si è tenuta la scorsa settimana, due settimane fa, per la fiera del fumetto, sì, del fumetto, buona, del libro per bambini, salone internazionale, 59esima edizione, gente che sa come si fanno le fiere, cosa hanno fatto? All'ingresso del polo fieristico, tutta la prima parte che è vicino alla biglietteria, un po' più smorta, mm-hmm, nessuno vuole stare davanti alla biglietteria come espositore, tutti i wall di separazione che facevano da schienale all'area, all'arena per i content creator, era utilizzata in modo gratuito da illustratori, freelance, esordienti o anche professionisti, mm-hmm, per attaccare le loro opere. Mm-hmm. Quindi cosa fa un disegnatore? Mi voglio far conoscere nel settore del libro per bambini, faccio il mio disegno, me ne stampo un foglio a tre e attacco i numeri di telefono sotto, esattamente come gli avvisi cerco compagna per affitto, mm-hmm, universitario, ma lì se lo attacca, mm-hmm, ed è una vetrina spettacolare. Costo per la fiera zero, perché è il retro dei pannelli di altri stand, mm, ma hai creato una galleria d'arte per il pubblico, e c'era pieno così di persone, perché c'erano illustratori a guardare e ispirarsi, editori a guardare e cercare nominativi, altri illustratori a appendere nuove cose. Era un'area super viva. Sì, sì. Super viva. Ma poi anche con un investimento relativo, tipo, questa è una cosa che Luca fa per i fumettisti. Ci sono tutti gli anni delle mostre. Con Biggio siamo andati a farci un giro un pomeriggio di pioggia, certo, alla mostra di Bevilacqua e altri due, tre, non mi ricordo chi c'è, mi ricordo Bevilacqua in questo momento, ma cosa c'erano? C'erano gli schizzi, c'erano i disegni, c'erano le cose. Una cosa del genere sarebbe bella. Una mostra, entri e c'è un pezzo in cui ti fai una mostra con le opere di Tartarotti. I quadri, gli schizzi, i disegni, i bozzetti. Abbandono la fiera per andarla a vedere. Cioè, è bellissimo. E ti riempi magari il tempo morto in cui attendo la prenotazione fra mezz'ora, esatto, per vedere quello. Però hai visto della roba, hai visto dei bozzetti originali, hai visto il work in progress, hai visto anche altre opere. Poi Tartarotti, per dire, fa tantissime altre cose. E di illustratori ne abbiamo in questo settore. Gli spazi ci sono, perché tante volte le fiere non sono completamente piene. E riservare degli spazi aperti per creare contenuto libero, usufruibile, ma che aggiunge valore alla fiera, ma cosa ci... capito? Sì, sì. Ma anche per l'organizzazione, se quello spazio non lo vendi, a sto punto usalo per qualcosa che ti porta più gente, perché i biglietti li vendi. Diciamolo. Allora, Luca Ciglione, pensa che figata ad esempio una partita a Colt Express su un treno in scala 1 a 3, con le persone cosplayer che si spostano per i vagoni e si sparano a seconda di giocate facendo proprio le scenette. Io vorrei giocarci e poi comprerei la scatola. Bene, l'hai detto, ora con quella scatola, grazie al profitto di quella scatola, costruiremo un treno in scala 1 a 3, prendendo tutto il padiglione B di Modena Play, sarà contento. Gondendo Giorgio Gandolfi. Beh no, però in realtà lui poi compra la scatola di quella versione lì. Di quella versione, cioè, la scatola quella 35.000 euro, esatto. E questo si compensa tutto. Va bene, te la facciamo anche in presso fusa. Paolo di Arzlinia: se mai avremo uno stand Arzlinia, mi piacerebbe creare un vero ambiente come fosse una stanza di una casa, con tavolo, sedie, scaffale, giochi, proprio come un ambiente completo. Quindi lui si immagina il product placement del suo tavolo, mm-hmm, in un salotto tipo della casa, sì, italiana, come fa l'IKEA, insomma, che ti ricrea la casina, tutta la casina, con la camera da letto, la casina del gamer, ci mette tanti Kallax con i giochi, queste cose qua. Esatto. Pagare per provare mai, dice Angelo, mai. Io sì, viva i gadgets, dice Chiara. Mm-hmm. Bigio, e concordo anche con i mi piacerebbe di Christian, quindi hai l'iPhone di Bigio. Grande Bigio. Tivisi, Tommaso Vezzali, per me resterei sempre Tivisi d'ora in avanti. Non è che probabilmente abbiamo aspettative diverse. Da una parte c'è il B2B, addetti ai lavori o aspiranti tali, dall'altra il B2C, con i giocatori o interessati che vogliono comprare e la vedono come mercato. Non è che non è chiaro il target, forse, o forse ancora che le aspettative delle parti coinvolte siano diverse, la forma attuale rispecchia questo essere un calderone. No, mamma mia, oh, ma qui ci vuole anche un'idea apposta per rispondere. Però aspetta un attimo, Tommaso, perché mi sfugge. Cioè, qua non abbiamo. Non esiste il B2B da nessuna parte, perché il B2B sarebbe l'azienda che vende ad azienda. Sì, lui intendeva
l'uso di B2B improprio, però lui intendeva: da una parte ci sono le aziende che hanno una volontà, dall'altra i clienti che ne hanno un'altra, probabilmente le fiere si trovano nel mezzo, non riuscendo a individuare le esigenze né degli uni né degli altri, diventa un po' un accrocchio di cose. Quindi dove magari alcune aziende vorrebbero fare più brand, altre aziende vogliono fare solo mercato, i clienti vanno per comprare e trovare sconti, e quindi dice, se non c'è comune intenti sul tipo di fiera, la fiera perde di identità. Su questa cosa qui sono piuttosto d'accordo, nel senso che dovrebbe essere chiaro che la fiera è un ente, un'organizzazione che ha due clienti e due fornitori, che è la cosa più strana dell'universo, pensateci bene. L'editore è cliente perché paga la fiera, quindi è un cliente chi paga, ma è anche un fornitore perché dà il contenuto alla fiera, per cui poi il pubblico va. Il pubblico è cliente della fiera perché paga l'ingresso, ma è anche fornitore della sua presenza che attrae l'editore. Quindi se le intenzioni non sono ben chiare, è facile il cortocircuito da questo punto di vista, perché la fiera a tutti gli effetti è un mediatore, quindi deve trovare il punto di equilibrio fra due interessi molto diversi. Ma detto questo, io continuo a sposare la tua teoria che una cosa non nega l'altra, cioè il fatto di rendere la fiera ancora più spettacolo non significa che il prodotto non ci sia da comprare. Cioè, quello che, poi correggimi se sbaglio, sta dicendo Christian è: non è che vogliamo togliere la vendita, l'outlet o l'offerta, vogliamo rendere l'esperienza più significativa e non porre il faro solo sulla vendita, ma anzi sul creare un contenuto di valore per cui la prossima anno torni, perché sarà un'esperienza simile ma diversa. Esatto, concentrato. Ma anche prima ho detto, ci sta che ogni editore abbia i suoi prodotti in outlet, perché sono quelli che gli sono rimasti, devo svuotare un po' il magazzino perché sennò sono costi negativi tenersi il magazzino. Quello ci sta e va benissimo, ma non che faccia soltanto quello. Cioè, tra l'altro anche quello, per alcuni editori magari ancora non so perché non avviene questa cosa qui, però è un vantaggio anche per l'editore. Cioè non è che l'editore a spettacolarizzare ha uno svantaggio, ha magari uno svantaggio immediato, nel senso che è chiaro che vendo un po' meno merci che in magazzino e un po' più merci fatte, ma è un vantaggio immediato e muore lì. Però non ci stavo perculando, okay, ti stavo amando più di quanto già ti ami, cuoricini per Cristo. Sì, cazzo, sì. Lo svantaggio immediato è proprio quello su cui un bravo imprenditore deve lavorare. Breve, medio, lungo termine. Vedete quanto sono solidi questi tavoli? Salta il telefono, ma il tavolo non si muove. Breve, medio e lungo termine. Ma un imprenditore, un'impresa deve pensare al medio lungo termine, non se perde 100 euro oggi. Oggi devi perdere 100 euro per farne 10.000 fra un anno. E se non ragioniamo nella costruzione di un mercato a tendere, ciao! Cioè, se guardiamo sempre il profitto di breve, l'anno che non fanno la fiera, tutti a impiccarsi. È perché così campi sullo short, e sullo short devi speculare, per definizione finanziaria, non è che me lo invento io una mattina. È così. Insomma, infatti sono tanti gli editori che nell'anno in cui non ci sono state fiere sono volati. Ogni riferimento a fatti realmente accaduti non è casuale. Alessandro Andrea: ciao Alessandro, secondo me le fiere rispecchiano le idee e interessi della maggior parte degli attori in gioco. Da una parte vendere banalmente, mette fra virgolette, prodotti, giustissimo, e dall'altra la ricerca dello sconto o offerta trovabile tutto l'anno in negozio online. In realtà la fiera in sé può portare agli stessi obiettivi, fornendo spettacolarizzazione, effetto wow e soprattutto coinvolgendo una fetta potenziale di potenziale mercato aggiuntiva rispetto ai core player. Direi che sì. C'entra quello che abbiamo detto. Assolutamente. Cioè, oggi è così, ma non è che se fai cosà necessariamente manchi l'obiettivo. Nicola invece risponde ad Angelo, dice: ogni gioco da tavolo che viene prodotto prima o poi si deprezza, arriva a quel punto in cui non vende più, e l'imprenditore lo sa benissimo non solo il mese ma anche il giorno. A questo punto la mia domanda è la seguente: perché sacrificare del posto prezioso in fiera per vendere scatole deprezzate? Chi ci guadagna? Pensaci bene, ci guadagna il giocatore scafato? No, perché può prenderli in outlet online, in outlet e nei negozi fisici. Ci guadagna il neofita? Punto interrogativo. No, perché gli outlet in fiera molto spesso sono montagne di carcasse ludiche che nessuno spiega e nessuno mostra, quindi non saprebbero come muoversi e cosa comprare. Serve la spettacolarizzazione sul nuovo? Perché?
perché aumenta il bacino di utenza, dice al mondo non giocatore che in questo mondo è figo, tu lo sai già, loro no, e più persone lo sanno, più aziende nascono, più offerta, più prodotti e prezzi più bassi, non solo all'outlet ma anche sul prezzo di listino. Direi che Nick si è appena guadagnato il secondo VIP del canale, perché se fosse stato l'esame universitario della Q&A mie di questi 2 anni, Nick avrebbe preso 30 e lode, quindi per favore regia, se non siete in grado faccio io dopo, mettiamo Nick secondo VIP, quindi Luca ora sei buona compagnia, perché grande Nick, diamo solo premi al merito, quando saremo a 30 che è il numero massimo dei VIP, purtroppo non è 7 il numero massimo, inizieremo a eliminare quelli meno attenti, lo so, però è, in questo caso è 30, 3 più 0, ok. Allora Paolo dice, ci fa una domanda, ma perché gli editori non regalano piccole promo a chi gioca ad un gioco? Non potrebbe invogliare l'acquisto del gioco stesso? Christian, qui meglio di te che ci può rispondere, perché non facciamo le promo di tutti i giochi secondo te? A parte che non è possibile fare le promo di tutti i giochi, questo è proprio un problema, cioè in realtà... Allora, ci sono tutta una serie di problemi. Questa strategia non è sbagliata. Scusa, ogni tanto ti interrompo, ma non è un'intervista normale. The Dej ha rinnovato l'abbonamento Prime per un totale di 14 mesi consecutivi. Oui. E colgo solo una pausa, visto che l'ho interrotto, che lo faccio tiltare su queste cose. Cioè, la pausa che hai fatto tu interrompendomi. Sì, esatto. Volevo ricordare che siamo arrivati a 1600 follower su Twitch, che per Twitch Board Game è un gran bel risultato, e ben 82, 83, 84... abbonati Prime. Non vi riesco a dire quanto siamo contenti di questa cosa, quindi continuate a seguirci, continuate a supportarci, perché stiamo facendo una cosa che non c'era nel settore gioco da tavolo, cioè avere una televisione dedicata al gioco da tavolo con tanti contenuti anche collaterali di cultura pop, quindi grazie a tutti, scusami se ti ho interrotto. Niente. Torniamo sul tema delle tra l'altro io lancio. Che vedo dietro le quinte e so cosa stanno combinando Nadia, Sara e tutti gli altri, ne arriveranno altri. Nadia non l'abbiamo assunta, sì. Lidia abbiamo fatto il colloquio con Nadia, ma ha vinto Lidia. Certo. C'era una Nadia. Ma è un caso, è un caso. E cosa sto dicendo? Mi interrotto, il mio cielo si è spento. Promo. Perché non facciamo le promo di ogni gioco, e se faremo promo di giochi. Certo, faremo promo di giochi. Cioè, c'è un gioco mio che avrà delle promo. Sì, perché e uscirà per Play, di questo ne siamo certi. Che però è stato strutturato e pensato per poter avere una promo. Sì, perché è nata prima la promo del gioco. No, non è vero, però in quel caso si può fare, ma gran parte dei giochi questa cosa non si può fare, perché il costo di una promo è significativo. So che voi vedete molte volte le promo regalate, cioè tanti giochi hanno le promo, poi adesso noi come azienda abbiamo una politica un po' particolare sulle promo. Sono stronzo io, diciamo la verità. No, in realtà il suo ragionamento è: non mi piace che ci siano giocatori di serie A e di serie B, quindi se c'è in quel gioco una carta, io voglio che tutti abbiano quella carta. Tant'è che la nostra promo è una promo che regaleremo, ma che chi compra poi la scatola ce l'ha dentro. Esatto. Quindi è uguale, non c'è chi è andato in fiera, ce l'ha avuto e gli altri no. Ma al di là di questo, perché poi sennò si trovano situazioni tra l'altro anche complicate, cioè utenti che non lo compro quel gioco perché se non ho la promo allora non ce l'ho completo. Allora, cioè ci sono complicazioni, ma in più ricordate che le promo le pagate. Cioè non esiste la promo gratuita, la promo va prodotta, dato che produrla ha un costo che spesso è anche più alto del valore dell'oggetto in sé, perché poi magari sono 5 carte, ma 5 carte in più nel gioco hanno un costo, 5 carte messe da parte nella produzione, impacchettate dentro una bustina, hanno un costo che è 10 volte magari più alto di 5 carte da sole, e quel costo va a comporre il costo della scatola. Quindi quando andate in fiera l'editore c'è una pila di non so plancettine speciali, personaggio extra che te lo prendi, in realtà probabilmente quel gioco, il gioco che potete comprare in retail se non ci fosse stata quella promo magari costava 35 non 39. Certo. Adesso ho detto due numeri a caso, non so il gioco, non so l'entità della promo, ma il concetto è quello, cioè è dentro il costo, è parte di quello che viene prodotto quando si fa il gioco. Vero. Considerate anche che tante volte i game designer sfruttano il massimale di produzione per il gioco. Cosa significa il massimale di produzione? Che se noi stabiliamo un prezzo target a cui deve uscire il gioco,
in quel prezzo quanti componenti possiamo utilizzare. Ad esempio, un mazzo da 63 carte. La 64esima va oltre massimale, cioè richiede l'aggiunta di un foglio di carta in più, e quel foglio di carta costa molto di più. Quindi se ci ritaglio solo 5 carte promo, moltiplicato per n.000 copie prodotte, ha un impatto elevatissimo. Quindi la singola carta per il pacchettino promo costa molto di più, non poco di più. Quindi quello che voi dite, vabbè, ma che costa 5 carte, a volte è un costo elevato. C'è anche magari un costo di tooling, c'è anche magari un costo di packaging, come diceva Christian, c'è anche un'organizzazione logistica di ricordarsi, insomma, sono tanti aspetti che stanno dietro una promo. Sì, sì, sottoscrivo tra l'altro da tutti gli autori che ci stanno seguendo in questo momento, che ci seguiranno dopo in differita, sanno benissimo che il lavoro dell'autore è massimo professionismo della coperta corta, normalmente. Sì, sì. Cioè, per proprio giochiamo giochi da tavolo, che agricola ci ha insegnato, sì, a vivere con la coperta corta, con l'ansia, spesso è ok per raggiungere questo, e poi lo vedo ancora di più ora che faccio lo sviluppo. Ok, va bene, però se aggiungiamo questo e sforiamo, quindi dobbiamo, tipo, riusciamo a togliere due carte da lì, cioè della roba che uno non penserebbe che serve, però serve, a meno che si va nei giochi overprezzati, che quella è una cosa, certo, certo. Facciamo un gioco in produzione, costa $3, lo vendiamo a $100, chi se ne frega, però se si cerca di tenere il prezzo più basso possibile al pubblico, noi facciamo così, cioè Zia Bomba uscirà a $24,90 se non sbaglio. Giusto. Che è un prezzo risibile con i componenti 3D in plastica, resina, non mi ricordo che materiale sono fatti, in resina, con l'UV spot sulle tiles, con tutta una serie di cose, un pezzo in più lì sballa. Vero. Tant'è che ci sono dentro alcuni elementini che sono usati poi per i casi scaricabili, eccetera. Quelli sono tutti nel ritaglio della fustella che, sì, c'era, cioè una fustella in più avrebbe portato a €30 anziché 25 il costo. Precisamente. Io Margo è una santa donna, e quindi abbiamo giocato a Tetris, per dire che riuscivo a mettere un rettangolino lì, un quadratino lì, un rettangolino là. So che posso sfruttare quelli e mi invento qualcosa per usarli. Preciso, preciso, preciso. Balkian dice: penso si dovrebbe parlare anche di meno prodotti ma più contenuto e qualità. Sulla carta è vero, poi c'è il problema che ha spiegato Mario credo più volte, cioè che l'editore, il sogno di ogni editore è quello di produrre due giochi all'anno bellissimi. Due hit della Madonna. Cioè, se io gli faccio due hit all'anno, lui mi dice: guarda, puoi anche lavorare 10 ore a settimana da adesso in poi per farmi, se mi fai solo quelle due hit, se vendo un gazzillone di copie, ma vale lo stipendio. Esatto. Il problema è che non, spesso sono non scommesse. Sai, sono tutte scommesse, quindi devi giocare su più fronti. Esatto, esatto. E poi considerate anche che alcune scommesse non maturano subito. Cioè io sono molto convinto che, ad esempio, a Sky of Stars negli anni ci darà delle soddisfazioni enormi. Certo, è uscito in pandemia ed è un party game, quindi non ha avuto il lancio più felice di tutti, ma è anche un tipo di gioco che deve essere portato a molte fiere, giocato molte volte per essere esteso su un pubblico molto ampio. Ci sono giochi che vanno diretti al cuore dei core player e magari hanno un'esplosione di vendite immediate e poi vanno ad assestarsi su numeri più bassi nel tempo. Non c'è un algoritmo matematico che decreta il successo di un prodotto, e non tutti i prodotti di successo hanno la stessa curva di raggiungimento del successo e poi di mantenimento. Quindi dobbiamo investire sia per il breve, per il medio e per il lungo termine. Tra l'altro è un terno all'otto anche il mantenimento. Cioè ci sono giochi che ne stampi 2000 copie e le bruciano in 3 settimane, ne stampi 2000 copie e le bruciano in un mese, esatto. Stampi ancora, dici, 1000 copie e restano lì un anno. Per un anno. Successo, successo. Quindi Monsters ha fatto esattamente questa declinazione, l'abbiamo ristampato 4 volte, la prima l'abbiamo bruciata in un mese, la seconda l'abbiamo bruciata in meno tempo, in tipo 2 settimane e mezzo, la terza ci ha messo un trimestre, che comunque è molto buono, la quarta è ancora lì, quindi... ci sono sempre curve molto, molto da analizzare, anche perché ci muoviamo comunque su pubblici molto disomogenei, non c'è una storicità lunghissima, quindi ci sono milioni di motivi. Sì, sì. Ma Mad ti chiede, ci chiede, e quindi per Izza Bomba in fiera ci fate disinnescare una bomba vera? Facciamo cose fighe per Izza Bomba. Ok. Comprendo. Spero senza la bomba vera, perché non io ne parliamo dopo. Facciamo dare il piazzale da Modena con le tute da artificieri. Allora, esce il gioco, conosce bene Cartoomix, dice Angelo, così si arroga questa conoscenza di Silvia. Però Cartoomix era proprio fiera mercato e spinta, dice Valkian, quindi parte la cosa. Ciao, ciao Stefano, benvenuto. Angelo, se Modena facesse l'1% di ciò che fa Cartoomix, attirerebbe... Ora te lo leggo, eh. Cavolo.
776 miliardi 477 milioni 464 mila 747 famiglie, non solo 77 miliardi di famiglie ammesse, 776 miliardi di famiglie. La vedo un po' dura. Non so se ci sono, non ci sono neanche nel mondo, però comunque va bene. Era simbolico, chiaramente. Sì, però, però secondo me sarebbe molto contento un ente fiera di vendere almeno 776 miliardi per 3 di media biglietti a fiera. Dungeon Dice TV, non ci posso credere, il bambino ladro è geniale. Siamo un po' indietro, ecco la chat, quindi accelero un po'. A Cartoomix, mentre giochi ti passa vicino un cosplayer, o cosplayer con la I, no, è cosplayer con la Y, spettacolare. Oppure ti fai un giro nel lato intrattenimento e vedi un robot alto 3 metri che ti cammina a fianco, eccetera, eccetera. Turgan, per gli acquisti ci sono i Dungeon Store, se uno va in fiera per gli eventi e quindi è bene che aumentino. È per gli eventi, quindi bene che aumentino. Ok, scusa. Fine spot, ovviamente Francesco di Pescara è di parte, però è vero anche questo. Ci sono outlet in tutti i Dungeon Store d'Italia, andateli a visitare. A Bologna ci sei venuto solo per venire da Sfogliarina, di La Verità. Sì, sono venuto per Sfogliarina e ho trovato una bella fiera, ma ero sicuro di Sfogliarina. Bijo, wow, sono d'accordissimo. Io ho una fiera organizzata da Christian Ciandrea di Corsa e pagando volentieri l'ingresso. Quindi yeah, è un filo fanboy, Bijo, però diciamo che se organizzi una fiera hai il tuo primo biglietto. Ho dei quadri in casa fatti con quelle cartoline, dice, le cartoline quelle appese al muro di Bologna, dice. Ah, okay, okay. Blue Blood, buongiorno, buongiorno, benvenuto. Bijo 977, non pago il biglietto certo per andare a vedere se negli stand hanno il gioco che vorrei acquistare al 20% di sconto, lo trovo molto scemo. Ah, tocca sempre piano, eh. The Dege ha rinnovato l'abbonamento, ma ha rinnovato l'abbonamento anche Roscomante per la prima volta, grazie, ci ha dato anche il follow, quindi tanti cuoricini coreani che io non ho ancora capito come si fanno. Così, così. Cuoricini coreani, ma mi fa strana questa cosa, vabbè. Sono due piccoline, se non grande. Valkian ti dà un'idea spettacolare. Vai Valkian. Il cimitero dei prototipi venuti male. Carino. Buttati lì, te lo prendi col regolamentino scritto. Ma perché guarda che no, io sono gelosi, eh. Io penso proprio il cimiterino con la lapidina qui già la data di abbandono del prototipo. E lì quanti prototipi hai seppellito in questi anni in maniera molto macabra? Non tantissimi, però sicuramente un po', cioè una decina credo che ce li avrò. Forse meno. Beh, 7-8, ma neanche tanti, vista la famosa regola non scritta che raccontano alcuni autori dei primi 10 giochi devi buttarli via. No, no, non tantissimi. Ok, okay. Bene, bene, interessante. Poi qualcuno me lo fai rivedere. Sì. Ce l'hai sempre? Sì, sì, gli ho. Diciamo quella roba di tipo, oh. Oddio, come cantavo le prime canzoni dei cantanti, certo. Questa roba qui. Vabbè, il secondo gioco che ho fatto, i primi due giochi che ho fatti sono, uno non l'ho ancora, non è stato pubblicato, l'altro gioco che ho fatto come primo gioco è Guilds. Ok, e scusate se è poco. Bezzali, sono completamente d'accordo con quello che diceva Christian, dicendo che aveva virgolettato per quel motivo. Arriva Tania, ciao Tania, la fiera deve essere un luogo dove quando entro ti dico wow, tipo parco dei divertimenti. Ci sono le giostre, ovviamente anche la parte di vendita, ma non partirei mai dal Lazio per avere lo sconto del 20%. Solo cuoricini coreani per te. Baci in chat. Nick di Italian Greek, però tutto quello che stiamo dicendo ora è solo aria. Vedo che non ti hanno ancora nominato VIP, eh? Ora scudisce di nuovo. Però tutto quello che stiamo dicendo ora è solo aria fritta, perché per avere la fiera 2.0 che ti lascia un ricordo dentro, che addirittura ti fa comprare un gioco quasi per ricordare l'esperienza in fiera, che per il gioco stesso serve il movimento degli organizzatori fieristici. Come? Diversificazione dei prezzi. Tu vieni in fiera per vendere scatole, costo 100. Tu vieni in fiera per fare spettacolo impressionare, costo 30, stop. Allora, ti giuro, Nick, che io ho detto esattamente questa cosa a tutti gli organizzatori fiera e non mi hanno cagato. Quindi aiutatemi a darmi potere per portare questa voce su quei tavoli, perché evidentemente sono duri d'orecchi. Concorda al 100%, anche perché la spettacolarizzazione dà prestigio a tutta la fiera, quindi Francesco gli dà un high five. Luca Ciglione però deve festeggiare come me con moderazione, per il VIP. Mi sono persa una novità o devi ancora dirla? Avevo staccato per causa di forza maggiore. Saitama, ci sarà un Let's Talk sui problemi in Cina alle 17.30, un'oretta di chiacchiera con me, vi faccio leggere un articolo della BBC, ci sarà un regalino per voi.
Nick, grazie del 30 lode. Mario, solo una domanda tecnica, posso averlo anche il 14 per l'esame di procedura civile? Mi informerò con la tua facoltà se è possibile farlo. Che bel risultato, dice Valkyria, parlando dei numeri del canale. Procedura civile o gli incubi ancora oggi, sono passati 20 anni, l'i5 di Francesco. Angelo, a proposito di promo, buon giove, ricordi di portare la promo di Dragon Pets. Ricordano con più, cioè a ridosso della fiera. Io sono famoso per avere una pessima memoria, quindi mandami un messaggino, tanto sai farlo, sei in grado di farlo, mandami un messaggino tipo due giorni prima, lo butto in valigia, ci provo comunque. E invece Balca dice so bad is so good, sì, Mario rassegnati, dovete fare le dungeon fiere, c'è questa cosa che ci dobbiamo fare tutto anche in casa, fiere, basta, non possiamo fare no, tutto noi. Ragazzi, non ce la facciamo, stiamo per esplodere. Portare avanti l'intero settore diventa complicato. Esatto, esatto. E intanto 8 minuti fa lo scudisce è arrivato, Nick di Telegrid che è stato promosso. Ottimo. VIP, ora mi stanno fischiando le orecchie tantissimo. Portaci un mento le cose in live e poi noi dobbiamo correre come furetti. Luca Ciglione, ora, parla così Silvia, non so se l'avete mai sentito in una live. Ora che passo davanti alla concessionaria Ferrari mi fermo e chiedo qualche prezzo. Ora sono VIP e bisogna festeggiare. È giusto, è giusto. Anche Nick in modo molto parco va a comprarsi un'automobile per questo suo incoronamento. Allora Cristian, ci abbiamo ancora una ventina di minuti, ti vorrei fare io un'altra domanda sulle fiere. Va bene, abbiamo detto della spettacolarizzazione, va bene, abbiamo detto della creazione di contenuti. Una delle osservazioni che ho fatto io molte volte è questa, cioè l'obiezione che mi pongono le fiere è quella sempre del costo di una fiera. Guarda che la fiera va a break even difficilmente, la somma degli espositori più la somma dei biglietti deve comunque dare un profitto perché è un'azienda privata, tutte cose che io da imprenditore non eccepisco, è giusto. Però uno dei temi caldi della poca redditività delle fiere, appunto il valore al metro quadro della fiera, no? Quindi cosa metto in quanto spazio e quindi questo quanto spazio, quanto mi costa e quanto mi rende, banalmente. Ed è così. Una delle cose però che negli anni ho insistito e suggerito è iniziamo a creare degli spazi che possono essere delle arene, che possono essere dei palchi, che possono essere delle sale, ma dentro la fiera, non al piano di sopra, nella villa a un chilometro, a due chilometri sotto l'acqua, cioè a stretto contatto col pubblico, al grande flusso, per dare modo ai content creator, ai divulgatori, alle piattaforme come Giochi sul nostro tavolo, come tutti gli youtuber che ci seguono, che ci supportano, eccetera, per fare show continuativo. E questo vorrebbe dire avere un unico spazio con un minimo di coordinamento aperto, però open source, cioè non relativo ad un'azienda o un brand. Ad esempio c'è sempre la zona streaming di Yogioco, di Gioconomicon, eccetera, però quella è roba loro. Se io sono un editore e con loro non ho un rapporto specifico, ipotizzo, vorrei andare in un territorio neutrale, quindi usare uno strumento che la fiera mette a disposizione per parlare, per creare spettacolo. Te che hai visitato, intanto Flex, Cristian, perché qui è un caldo boia, vero? E te che hai visitato tante fiere, frequenti anche alcune internazionali, comunque ne hai viste tante. Cioè, è importante questa cosa o mi sto facendo un pippone mentale io e basta? Cioè, ci serve che i content creator che tutto l'anno curino il prodotto abbiano una zona neutra dove poter fare questo? Secondo me è sicuramente utile, cioè nel senso, fa tutto, più che altro fa parte del discorso di spettacolarizzazione che facevamo prima. Ok. Nel senso che comunque è una cosa in più che alla fiera poi costa alcuni metri quadri, ma in cui vengono poi generati eventi e tutto quanto, quindi non vedo perché no. A Essen c'era, anche se credo, no, in realtà credo fosse Asmodee, fosse spazio, c'era un, salottino. Il salottino che dici te l'aveva organizzata Asmodee, aveva i suoi presentatori, aveva creato un set cinematografico quasi. Che comunque è una spettacolo. Una figata. Chiaro. Che, certo, però quella è un po' come l'area streaming che ci siamo creati noi, certo, l'editore che parla delle sue cose, è quel box lì, no? Io parlo più di una cosa una cosa del genere è interessante, ma anche per fare ad esempio dei panel, delle piccole conferenze, delle cose, dove ci si può, dove la fiera dice chi vuol venire a farle, magari con un minimo di filtro, per carità, cioè secondo me ci posso venire chiunque, certo. Io vengo a parlare di cose. Cose, esatto, il mentre aspirapolveri, ma chi vuole andare a fare degli eventi, dei panel, delle presentazioni può andarlo a fare. Potrebbe essere una soluzione che almeno uno spazio unico aggiunge un sacco di eventi in più.
Secondo me è più efficace quello che dicevi tu e quello che diceva, insomma, quello che più era Nick, cioè il fatto che la fiera organizzi ok qualcuno di questo, ma incentivi da parte di chi viene in fiera a fare queste cose qui. Sì, Quindi, sì, se la sì, sì. fiera ti dice se tu una parte del tuo stand è adibito a quello, il tuo stand ha uno sconto, Sì, è che tante quello ti volte te lo farebbe dicono, bene. ma ti fanno uno sconto per la quantità di tavoli demo. Cioè, più area demo mi fai, è più importante. Ormai tutta l'attenzione è posta e soggiogata alla quantità di tavoli demo che puoi apportare, come se l'unico contenuto fieristico fossero le Ecco, quello è un problema però, perché non, Cioè, è cioè, così non così? funziona, cioè, no, che certo, ma l'abbiamo già detto che no, nel senso che secondo me non è Ma così. perché non è così? Cioè, siccome parte tutti gli anni il sondaggio, c'erano pochi tavoli demo, sì o no, a Play, e tutte le volte vince, sì, c'erano pochi tavoli demo, e le fiere tiltano su questa cosa. Cominciamo a dare un punto di riflessione diverso. Intanto, quanti di voi vengono in fiera solo per provare tutto il probabile, o prevalentemente per provare tutto il probabile? E poi, quanto è importante per voi fare giocare tutto il gioco per poi decidere se acquistarlo o no? O anche avere solo esperienze significative, anche assistere a una partita fatta da altri, anche vedere i componenti, anche approfondire, confrontarvi, sentire le esperienze altri, giocare la sera in albergo, non lo so. Cioè, io quando andavo alle fiere da spettatore non volevo perdere ore di tempo a giocare. Ma poi c'è anche un discorso. Allora, le fiere quelle belle, le migliori sono quelle in cui dei giochi li provi, perché c'è qualcosa che vuoi provare, li provi, quello ci sta, è giusto che ci siano, ma sono quelle in cui dici, cavolo, non ho avuto tempo di provare tutto quello che volevo provare perché c'era troppa roba da vedere. Vero. Cioè, quello che dici, non ce la faccio. Se hai poco tempo da sederti, vuol dire che la fiera sta funzionando veramente bene. Tra Vero. l'altro, si genera secondo me anche un po' un cane che si morde la coda, perché è chiaro che finché l'unica cosa che l'impianto fieristico spinge sono i tavoli demo, e quella è l'unica cosa che offri agli utenti vedranno solo i tavoli demo. È chiaro. Cioè, non è che ne esci, È e a quel chiaro. punto l'argomento è sui tavoli demo, perché su cosa può essere l'argomento? I tavoli demo, cioè c'erano solo i tavoli demo o gli outlet, e gli argomenti normalmente sono sui tavoli demo e sugli È outlet. chiaro, assolutamente, Quando c'è qualcuno che fa assolutamente. una cosa strana, normalmente però vedi un sacco di roba, anche un sacco di condivisioni, foto di quella cosa lì. Ma sì, ma poi davvero, cioè, se ci fossero eventi divertenti, mostre interessanti, panel informativi, allora la demo non diventa più l'unico modo con cui esprimo il mio hobby. Cavolo, però è anche bello andare a sentire il mio gioco preferito, come è stato creato, come è stato inventato, c'è l'autore che me lo racconta. Andiamo a farci fare la copertina personalizzata a Tartarotti di quel gioco là, perché l'abbiamo comprato e ci fa la dedica personalizzata. Cioè, aggiungere valore alla fiera fa sì che l'attenzione si sposti anche su qualcos'altro che non sia il giocare tutto e per forza. Ma questo tra l'altro si vede, adesso parlo un po' dal punto di vista degli autori, questo si vede anche, mamma mia, specchio, questo si vede anche dagli autori, cioè dal problema degli autori, ad esempio gli autori non ve ne rendete conto da utenti. Ma per la fiera gli autori dei giochi sono, ma anche gli illustratori dei giochi, sono totalmente insignificanti. Cioè, nel 99% dei casi, a Modena, che io sappia, cioè, proprio vabbè, adesso senza andare in particolare, in generale, nel 99% dei casi, gli autori che sono in fiera ci entrano con i pass che gli danno gli editori. Non è la fiera che ti Molto dice, spesso ciao, sì. sono un autore. Adesso so che Lucca, ad esempio, sui fumettisti sta un po' chiudendo i rubinetti, ma un tempo a Lucca, se eri un fumettista, uno sceneggiatore, o hai fatto qualunque attività, gli mandavi una cosa e dicevi cosa ho fatto quel fumetto lì, ti mandiamo il Certo. pass. Funzionava così. Ma qui sicuramente all'italiano ci saranno stati Certo, abusi, ma sì, no? chiaro, Ho chiaro, ma disegnato infatti una volta sulla quella. carta igienica, sono un illustratore, no. Lucca aveva iniziato a fare l'area autori, in cui se tu facevi almeno un paio d'ore di dimostrazione un giorno, allora ti davano il pass per i 5 giorni, che è una bella iniziativa in Sì. sé, ma finivo un po' morta lì perché poi la fiera non la spingeva. Cioè, io l'ho vista, cioè, voi avete presente quali sono gli eventi nell'area autori, gli incontri possibili negli ultimi, l'ultimo anno no, ovviamente non c'era, ma pre-pandemia, si è fatto per 3 anni, se non sbaglio, negli ultimi 2 o 3 anni pre-pandemia, vi ricordate i vari incontri con l'autore? Secondo me no, se non per puro caso, perché per quanto fosse piccola l'area games, in realtà l'area autore era uno dei tavoli dietro quella ringhiera, cioè una specie di quadrata Sì, ringhiera, era l'area di gioco libero, Esatto, diciamo. ma era un tavolo, accanto c'era tipo un piccolo stand-upino gioco con Io l'autore. ci sono inciampato perché ho sentito la voce inconfondibile di Alan D'Amico che stava spiegando quello dell'Arena Colossei. Ma se non io che ero lì a allestire, non l'avevo vista. E se tu non conosci gli autori di faccia, cosa che non succede quasi mai in questo settore, se non Difficile. conosci gli autori Ora però non è meglio. che vi mettiamo anche la Ma foto
ritratto in copertina. Però, se non li conosci di viso, era indistinguibile da una persona che stava aspettando degli amici per giocare, perché voi vedevate l'autore la metà dei tempi delle case, vedevate l'autore seduto al tavolo così, che guardava sul cellulare, davanti c'erano magari gli ultimi due giochi che aveva fatto. Cagatemi. E così però non funziona, cioè no. Fai un'area autori, prima fai un'area con due aree autori, sì. Quattro cose ben visibili, gli metti un 2,5 metri, poi 2,5 metri, dove ci deve stare un tavolo, ma un sì. Bellissimo tavolo arzlinea, e poi lo pubblicizzi, va negli eventi, non era negli eventi, cioè sì. Il firmacopie era negli eventi, il firmacopie del fumettista, gli incontri con l'autore non c'erano, e a quel punto sparisce, cioè per l'autore, per carità, sto seduto 2 ore e ho 5 giorni di pass, però... Però è un po', cioè, un po' mortificante, così, anche che... perché non è che all'autore manchino i soldi per pagarsi il biglietto. Sì, cioè non è che sono quei soldi. È però un riconoscimento del fatto che se la gente lì è lì per i giochi da tavolo, i giochi da tavolo l'ha fatti l'autore. Quindi, voglio dire, non è sempre una solo una questione monetaria, è anche una questione di rispetto del ruolo. Quindi, cari organizzatori fiere, chiedete ai vostri editori di darvi la lista degli autori che vengono in fiera e invitateli, chiedete la lista dei content creator serie professionali e invitateli, perché fanno del bene alla fiera e alla fine vi costano un accesso, cioè non è che stiamo parlando di consumo del suolo pubblico, come direbbe Bersani. Allora, qui intanto cazzeggiano su Ferrari, Lamborghini, eccetera, invece Fabio ci conferma che era Asmodee Group che aveva fatto lo studio televisivo S. Okay, bellissimo Fabio, adorato da imprenditore, ovviamente nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare la stessa cosa, non abbiamo i gazziliari di Asmodee, ma per ora, per almeno altre 48 72 ore, ma ragioniamo nel breve, no? Certo, nel breve bisogna ragionare. Però devo dire una cosa, che il tema è bello che Asmodee lo faccia, speriamo lo facciano tanti altri, così c'è pluralità, però la fiera dovrebbe dare una possibilità a content creator neutrali di avere anche banalmente uno schienale con scritto play, angolo streaming, io mi metto lì e mi faccio la direttina da Instagram, da lì, un attimino. Isolato, con una ringhierina, ci accedi solo se hai il cordino content creator, un salottino per fare due interviste, certo, e per favore fatela vicino al pubblico, ma no, lo capisco che magari Play c'ha le stanze sopra, oppure c'è Luca c'ha il padiglioncino, la villetta, però se... cioè, il paradosso è che sta roba funziona se sono a casa e se sono in presenza, cioè se comincio a dire ah ma quello è tizio, fammi sentire che dice dal vivo, mi ci faccio il selfie, viene postato su 100.000 pagine Instagram, sta roba funziona. Se invece me lo relegate in Cina, e sì, lui si porterà un po' di clac, però poi muore lì, lo vedrà qualcuno a casa e muore lì, e chi è a casa non vede la bellezza della fiera. Ma per un contenuto per cui hai deciso di non comprare più biglietti e starsene a casa. Esatto. Che non è l'obiettivo. Quindi, per favore, facciamo questo. Ve la progetto io. Vi dico io come deve essere fatto, gratis. Mi coinvolgete una volta, mi date un 4x2, per favore. Per favore. Ora questa mi arriva l'offerta col preventivo. Un 4x2 è fatta, 2.800 euro, chiave in mano. Allora, vi voglio bene, però ogni tanto vi vorrei anche un po' meno bene. Luke DT7, non sto riuscendo a seguire, ma voglio porvi una domanda seria. Al netto dei pesci aprile, avrebbe senso andare con uno stand in fiere di altri settori sempre legati all'intrattenimento, esporre prodotti che hanno il tema in comune con la fiera in questione? Per esempio, andare al Festival dell'Oriente, avere uno stand con un'esposizione di giochi da tavola a tema Oriente, tipo Gorio. E ovviamente anche altri da far vedere, in modo avvicinare anche chi non andrebbe a fiere tipo Play. Secondo me la risposta è super sì. Sì, può avere, da tenere conto che il budget di un editore è limitato e quindi devo un attimo bilanciarselo. Sì. Nel senso, perché magari chi va alla Fiera dell'Oriente va per delle cose specifiche, quello sarebbe un di più, quindi sarebbe una cosa per cui non va lì. Lui va lì per ascoltare i tamburi giapponesi, per ascoltare, vedere la cerimonia del tè, eccetera. Sicuramente qualcosa potrebbe andare a vendere, però è chiaro che venderei sicuramente molto meno di un Modena Play. E la spettacolarizzazione lì finisce, secondo me, sotto la spettacolarizzazione di altri settori, che sono il main target di chi è lì. E certo. Quello può essere il problema. Però sì, certo. Noi quest'anno volevamo fare, non so se, non credo lo faremo alla fine, ma volevamo fare un bello stand figo, grosso, al Salone del Libro, e poi in simultanea con Modena. È un po' abbiamo dei problemi tecnici. Sì. Ma... E sì, e poi c'è anche un'altra questione da dire, che molto spesso queste fiere non è che siano sempre così accessibili, nel senso che
alcune fiere molto strutturate hanno dei paletti molto rigidi sul tipo di contenuto che porti, quindi non è detto, non lo so nello specifico, che la fiera d'Oriente accetti un espositore di giochi in scatola. Magari la fiera d'Oriente sì, magari il Salone della Lampadina no, ecco, quindi va visto. Però sì, sarebbe interessante lavorare su dei monografici da questo punto di Sì, vista. secondo me possono essere interessanti la fiera di Bologna, può essere interessante quella per i giochi per I bambini, saloni dei libro i saloni vari, dei libri, cioè quelle sono più libri sicuramente più cose, diciamo, liberi. Vero, cose esterne ma non totalmente lontane. vero. Fabio dice: la partita intera non serve, due round, tre a seconda del gioco sono più che sufficienti. Chiaramente parlo di demo finalizzata a capire se un gioco mi piace o meno e non a intrattenere le persone per la giornata. Ovviamente non è un punto di vista condiviso. Sentivo Christian che stava inspirando, si stava caricando di ossigeno. No, Hai no, un'obiezione su no, no, questo? no, io non ho, allora, a me va benissimo anche le partite Short. parziali, esatto, nel senso che se devo farmi un'idea di un gioco e sono curioso, ci gioco qualche turno, me lo faccio spiegare, poi ovviamente c'è chi ha bisogno di farsi la partita intera, Sì, a eccetera, eccetera. me questa cosa invece ha sempre tiltato tanto. Su questo io purtroppo sono in disaccordo con voi, nel senso che molte persone credono di avere gli strumenti per capire un gioco da due turni, ma è un bias No, enorme. no, quello Cioè, assolutamente, cioè un gioco, ma per recensire un gioco devi giocarlo in sì, evolve, dove lo ma anche per capire se recensire. vale la pena o Certo, no. Invece la assolutamente. presunzione è: mi bastano due turni, ho capito se mi piace o no. Buon per te, è come dire: guardo i primi 10 minuti di un film e ho capito se mi piacerà o no. Certo, però la funzione è esattamente che la funzione del trailer del film. Cioè guardo il trailer e vedo se mi convince o no da pagare il biglietto del cinema. Non vuol dire che se pensi di no, allora quel film è brutto Sì, o non va sì. bene per te. Però nell'ottica a volte fai una Sì. cosa veloce perché magari chiedi quanto dura questo gioco? 3 ore. Sì, ok, Cioè. però questo è trailer, cioè quanto dura il gioco, non provo due o tre meccaniche e ho capito il gioco, perché spesso c'è uno span, un momento, un climax nel gioco, nella partita, un revealing Certo, sì, moment quello è dove vero. capisci tutto quello che è accaduto e si concretizza almeno con una partita completa. Ma mi vengono in mente tanti giochi dove con due turni sembrano una palla, Pandemic con due turni sembra una palla di gioco, perché da metà partita in poi che comincia il disastro, la Certo, complicazione, no, ma è gli eventi verissimo. più viscerali, che succede il bordello Io al nella tavolo. pratica questa cosa non la faccio così mai, quello che faccio invece lo faccio tantissimo a Essen, eccetera. Io sono tipo uno stalker come gli avvoltoietti, cioè io mi Ok. fermo a guardare le persone che giocano. Sì, a vedere le reazioni. Ma te hai gli strumenti, però. Cioè, No, però secondo me quello vedere le persone che giocano anche vero, nel pieno della partita è una cosa capisci diversa, già cioè. l'emozione. Però ti hai degli strumenti perché non puoi. Qui bisogna cominciare a capire che uno non vale uno, ma non in senso morale, in senso tecnico. Sei un game designer. Un game designer può anche anticipare il revealing moment di un gioco giocandoci se ha una discreta esperienza, perché determinate meccaniche dove portano in termini di dinamica e di estetica lo sai perché è il tuo mestiere. Il mio elettricista viene qui e lo capisce dov'è la scatola di derivazione dell'impianto. Io non so manco come è fatto l'interruttore. Cioè, è così. Ma io non posso avere la presunzione di dire va bene, taglio questo filo qua. Te sì, perché te hai le competenze per dire ok, ho capito dove mi vuoi portare questo gioco. E quando approccio un tavolo e lo stalkeri, capisci il tipo di intrattenimento che sta non ricevendo, il tipo di educazione, il tipo di formazione, tutte le sfere del gioco, da quello che vedi, dai componenti, da come tengono le carte in mano, perché il tuo mestiere è fare quella roba lì. Sei molto dietro le quinte, sei proprio nella radice dell'oggetto. Le persone invece credono che siccome hanno giocato 100 giochi, il 101esimo abbiano tutti gli strumenti per comprenderlo. E a mio avviso, ragazzi, è un errore madornale. Vi bruciate un sacco di bellissimi giochi presupponendo che non facciano per voi. Però continuate a fare il cazzo che vi pare. Allora, Luca Ciglione, però dovrebbero esserci più aziende che iniziano a fare cose come le vostre. Se gli altri portano al massimo solo tavoli demo, la fiera chiede tavoli demo. Però la fiera mi dovrebbe premiare, allora. Invece no. La fiera secondo me è passiva al giorno d'oggi, non ha idee sue. So che è un po' un gatto che si morde la coda, la fiera non fa sconti per chi spettacolarizza, ma se non si investe a spettacolarizzazione, la fiera non dà valore alla spettacolarizzazione. Su questo siamo d'accordo. Alessandro, la demo in sé potrebbero essere portate in ambiente digitale trovando nuovi scopi agli spazi fiera fisici, cioè sta dicendo, ma si possono fare demo digitali in modo tale che si riduce la superficie occupata banalmente? Ma demo digitale in fiera? In che Non senso? lo so, forse Non lo lui proprio so. si riferisce al fatto O di ti do intende. il tablet e lo giochi e accanto c'è il mock-up, non lo so, ora E magari però sbaglio. dovresti imparartelo da solo, cioè alla fine non cambierebbe moltissimo, cioè non credo che cambierebbe.
Questa è una cosa veramente triste. Christian Giove, io metterei il drappo rosso ovunque per Gertz, amo quell'uomo. Quindi è triste del fatto che gli autori non siano valorizzati. Se non sbaglio, Cosmos mette le facce dell'autore, vero, nell'interno scatola. Quindi inizieremo a metterle anche noi. Sei contento? Da oggi mettiamo... Margherita, prendi nota. No, Margherita. Da questo si inventa le cose. In live abbiamo mandato ora in produzione. Ci saluta David Spada, ciao David. Nick di Italian Greek, magari non c'è sempre, ma in molti c'è, non so però cosa si... Ah, forse la foto dell'autore, foto, sì. Penso sì. Angelo 976, domanda per l'autore Giove. Ecco, preparati la domanda di Angelo. Questa. Paurona. Quanto è fastidioso vedere giocare un tuo gioco da giocatori che ignorano chi sia l'autore anche se seduto allo stesso tavolo? E nel compenso, cosa ne pensi dell'autore di Dolly Crush? Sciocco. Colpito e affondato. Ma non lo so, ma in realtà, allora, normalmente se si siedono al tuo tavolo stanno venendo a provare il demo con te, cioè grandi linee ci sono, anche se mi è capitato che non lo, un paio di volte tutto all'inizio che non lo sapessero. Ok. Cioè, nel senso delle cose, si sono l'autore, ah ok, penso fosse una dimostrazione, che comunque torniamo al fatto pessima comunicazione da parte di qualcuno, perché dovrebbe essere chiaro che quello è un incontro con l'autore, non è ciao, sono cosa. L'autore. No, ciao, sono l'autore, eccetera, eccetera. Quindi, vabbè, però quando succede, succede, cioè non è così... Cioè, non, nessuno di noi, tutti noi siamo consapevoli, ma neanche in Germania se cammini per strada ti dici, oh mio Dio, quello è Feld, ah, non c'è un regista, cioè non però, funziona. Allora, però parzialmente, per la strada no, purtroppo non sarete mai a quel livello di popolarità, purtroppo per voi, non credo che avrei mai i gruppi, però a Essen, quando passa Gertz, o quando passa Fries, o quando vabbè, passa certo, Knizia, lo riconoscono, perché per anni in Germania l'autore è stato super valorizzato, non sottovalorizzato. Quindi... In realtà anche me molto spesso riconoscono, cioè nel senso... Però ti sei molto in vista, eh? Comunque partecipi a Talk, sì, podcast, sì, cioè ti espone come autore, sì, sì. Sono autori che invece secondo me avrebbero giustizia nell'essere... Diciamo che non dovrebbe essere l'autore che diventa iper super proattivo e quindi lo vedi molto spesso, ma dovrebbe essere anche l'editore che lo spinge il più possibile. Noi, canto nostro, cerchiamo di farlo, poi... Sono comunque molto d'accordo. Sai, questo sempre quel format che si lega a questo. Sì, quindi lo so, però cioè, mi adottate questa pressione su di me come se avessi ancora le chiavi di questo canale. Mi stanno schiavizzando. Fai una live di un'ora e mezzo. Io ragazzi devo fare l'imprenditore. Poi le faccio volentieri, però tot di ore a settimana. Un attimo. Che Fox News ci acquista, come si chiama? 20th Century Fox si acquista. Sì, poi ormai è Disney, credo. Sì, quindi no, speriamo di no. Non voglio avere i fuochi d'artificio sul finale di ogni live, per favore, che mi danno anche fastidio. Silvia, però Luca Ciglione, si ha proprio l'impressione che gli antifiera non si rendano conto dell'esistenza di persone che costruiscono narrazione e intrattenimento 365 giorni l'anno sul tema. Anche Silvia sfodera... Il fioretto, sì, ma lui c'era già veduta. Si limitano a catalogare tutti come blogger stampa ed è evidente che non si capisca la sostanziale differenza. Lo dico anche con questo tono marziale, perché me la immagino Silvia che lo dice così. Sì, sì, è vero, anche perché io so di situazioni veramente imbarazzanti. E anche perché Silvia è marziale. Le due figure hanno approcci differenti e danno risposte differenti per il pubblico. Ma se Tizio, virgola, blogger, virgola, chiede l'accredito, l'ente ha una reazione. Se Mevio, content creator, propone un'iniziativa, zero. Quindi, insomma, Silvia, in punta di fioretto, dà una la brasa all'ente fiera. Nick dice, Angelo, io mi divertirei un sacco, andrei lì, chiederei che cosa ne pensano, mi prenderei gli eventuali insulti, insultando anch'io l'autore, cioè me stesso. Così. Però ogni minuto che impieghi così, sono minuti in cui non puoi cercare l'offerta. Eh sì. Sì. Problemoni, problemi. Esci il gioco, non posso pensare di partire per la fiera tal dei tali con attrezzatura sulle spalle, una saponetta spara wifi, che poi non funzionerà, pagarmi il biglietto evitato solo grazie alle redazioni e aziende con cui collabora, al loro onere, ciao, siamo l'azienda, ciao, sì, con cui collabora, suo sei onere, e dove trovare un angoletto sensato dove fare quello che in pratica è tutto clamore mediatico per la fiera. E Silvia, cuoricini coreani per te, ti faccio anche il cuoricione boomer. Board Game Center, notate la sincronia fra me e il mio Cristian, siamo andati a tempo. Board Game 101 con ora Mario ti banna per i 3 round che bastano a capire il gioco in demo, perché Nick sa come la penso. Imo dipende dal gioco e dalla persona, dice David Spada. David si è entrato dopo, però stavo dicendo che certo dipende dalla persona, ma soprattutto dalle competenze tecniche della persona, che molto spesso le persone pensano di averle e non ce le hanno. Io la penso esattamente come te, Fabio Biba
Perché Mario, quando ne discutiamo, fraintende sempre, io fraintendo sempre. Perché lui fraintende il può essere nelle mie corde con ho capito il gioco. Sono due concetti completamente diversi. Col cazzo. Detto questo, io la penso come te, ma ovviamente in certi giochi non bastano. Mi vengono in mente quei giochi a fasi dove magari metà gioco cambia l'approccio e il tipo di gioco. Esempio, Fields of Green, giusto perché ce l'ho davanti. No, Nick, continua a dirti che non c'è nessuna differenza fra essere nei tuoi corde o capito il gioco, perché per capire se una cosa è nelle tue corde devi averla capita, devi averne la padronanza. Se non hai la padronanza, hai quello che diceva Christian, giustamente, un approccio emozionale alla cosa. Ora, se mi dici io un gioco di 6 ore non lo giocherò mai perché non ho 6 ore libere, è un dato oggettivo. Ma se mi dici non giocherò mai un gioco di 6 ore perché penso che sia troppo pesante, bene, non hai mai giocato, ad esempio, Twilight Imperium con le persone giuste, perché quelle 6 ore potrebbero volarti, oppure potrebbero essere pesantissime, ma devi provarlo per averne consapevolezze. Su questo sono granitico, inamovibile. Allora, Luca, che rimbalza Silvia, e poi ci dice anche la tua, assolutamente, anche i creator potrebbero proporre dei loro format, magari collaborando e magari ottenendo anche supporto dagli editori. Io sono onesto, anche i colleghi vanno in fiera, chiedono l'accredito ed è solo un modo per entrare gratis, senza porsi il problema di dover meritare un accredito fornendo un servizio ai propri lettori, che non può essere solo il report di fine fiera. Secondo te è così? Cioè, secondo te oggi è un po' questo, c'è questa guerra fra la fiera che si sente chiedere: ah, sono il blog con 8 view, dammi l'accredito, e al tempo stesso una mancanza proattiva di collaborazione con questi content creator. Cioè, quando ci arrivano i content creator in fiera, quello che ne esce a te piace? A volte sì, a volte no. Diciamo che ci sta tutto che la fiera faccia dei filtri, okay. Che la fiera sia assente su questa cosa, no. Okay. O che faccia dei filtri totalmente parziali secondo gusti, amicizie o cose, è un altro discorso. Cioè, chiaro che se a Essen, per esempio, l'accredito stampa c'è, noi l'abbiamo sempre avuto con giochi sul nostro tavolo, ci hanno sempre chiesto di mandargli la URL del sito e loro vanno a verificare che il blog esista e che abbia un certo numero di... Le view non possono vederle, per carità, ma un certo numero di, in quel caso immagino, pubblicazioni nell'anno, non so, beh, oddio, poi magari usano cose Alexa Ranking, come si chiama? Sì, ora, cioè, sì, sì, cioè, poi, ci sono anche sistemi. Io non credo che arrivino a tanto. Non penso, però non danno ad esempio loro l'autorizzazione a tutti, no, beh, no, però no. La danno. Ora, è chiaro che ci sono degli youtuber o dei content creator in generale che possono dare un grosso afflusso, un grosso... Che sono protagonisti della scena. Esatto, che possono portare molto in termini di contenuti alla fiera, e quelli dovrebbero entrare. Poi ci sono quelli che hanno fatto un blog e fanno un articolo al mese, hanno 8 view e 0 follower, ci sta che gli rifiuti l'accredito. Certo. Però attenzione che, ad esempio, lo dico, lato nostro, noi facciamo... in buona parte articoli scritti, facciamo anche dei video eccetera, ma non sono quasi mai in presa diretta, tipo so te o con la 360 che gira, e quindi se noi andiamo in una fiera poi ci facciamo un articolo, facciamo delle foto sul momento. Beh. Che postiamo diretta alla fiera un po' di foto durante il giorno, e poi facciamo un articolo di riassunto della fiera che avrebbe lo scopo per la fiera anche di dire: persone che non siete venuti in fiera, guardate com'era bella le cose che c'erano, così ci venite l'anno prossimo. Che ovviamente perde già punti nel momento in cui tutto quello che vi dico in un eventuale articolo è: c'erano un sacco di giochi in demo, cioè, perché è la stessa cosa che avete visto negli anni prima. Certo. Ma al di là del discorso che abbiamo fatto poc'anzi, l'apporto è minore, però non c'è nulla di male, perché poi chi ha un blog o chi fa una cosa scritta, c'è anche chi scrive per la stampa e viene in fiera, viene, fa due foto, poi c'è un articolo sulla stampa di 3 colonne in cui dice fiera del gioco eccetera eccetera, quello fa, non è che possa mettersi lì a fare giocoleria o fare degli spettacoli live. Al contrario, chi come Silvia, Giulia eccetera, se aggiungiamo l'idea che i giornalisti siano pagliacci con questa cosa, chi come Silvia e Giulia fanno prodotti video, in realtà loro non solo dovrebbero avere l'accredito in fiera, la fiera li dovrebbe supportare tecnicamente. Cioè, il passaggio dovrebbe essere ancora diverso. Cerco di dirlo più esplicitamente, molto brevemente, perché mi sono espresso male. Alla fiera, dare 20 biglietti in più a dei content creator, metti anche che sbagli, di questi 20 biglietti 5 vanno a content creator farlocchi che lavorano male, c'hanno pochi follower, costa sostanzialmente zero, ok? Certo.
Quindi, ok, facciamo qualche controllo, ma tendenzialmente facciamole entrare perché parlano, ok? Certo. Il mal che vada costa 20 euro del costo di un biglietto virtuale, che allora non costa nulla, ipotizzando che quello sarebbe venuto comunque, ma intanto hanno un paio di contenuti testuali in più da certo. qualche parte. Ma chi viene ti fa contenuti video, ti fa le dirette, ti fa i gameplay, gira la gente, la saluta, posso farmi un selfie con te, tutta quella roba lì, che è quello che succede a Giulia, Teo, Giullari, Silvia, eccetera. Certo. Questa cosa qua, per la fiera, è letteralmente un guadagno, è un contenuto. Cioè, non solo dovrebbero essere felici di darti il biglietto, ma dovrebbero anche dirti, invece io ti do uno spazio e ti do i pasti omaggio, mentre ti do un buono pasto per ogni giorno che ci sei, che ne so, ti do un contributo spese parziale, non lo so, cioè dovrebbe incentivare quei content creator a venire. Poi magari mi sbaglio, ma molti di quei content creator già avere uno spazio tecnico, l'ingresso, un minimo di valorizzazione... li renderebbe molto felici. Sì, sì, certo. Molto felici. Ti mette in scaletta, tra l'altro. Ti mette in scaletta, chiaro, quindi... chiaro. E Cristian, ti stiamo dicendo le grandi verità. Silvia risponde, Luca dice, ci si prova con costanza, ma non sono servizi considerati utili, è evidente, è avvilente, scusate. Ma è verissimo il discorso che stai facendo sul fatto che molti considerano l'accredito un mero sconto, una mera gratuità di cui approfittare. Ad esempio su questo, visto che non ho mai peli sulla lingua, dico anche che ho letto dei contenuti, ho visto dei video di content creator che hanno detto che alla scorsa Lucca Comics non c'era niente di nuovo. Noi avevamo 4 novità in fiera, Asmodee ne aveva 3, Mancalamaro ne aveva 2, fra cui Cora, che è stato un gioco, uno dei migliori giochi dell'anno scorso. Quindi se voi misurate in metri quadri la fiera e su quello stabilite che sono le novità e l'interesse di una fiera, forse dovete cambiare lavoro, a mio avviso. Però questa è la mia opinione da imprenditore, perché le novità c'erano, certo, dopo Covid non poteva essere la fiera del pre-Covid. Però magari ecco anche essere un pochino più precisi quando si fa una cosa di lavoro e si viene magari sovvenzionati in qualche modo per farla, bisognerebbe... Cioè, è sempre un po' il gioco della credibilità, no? Te la danno se te la crei. Comunque sappi, se ti fa piacere, che se Nick vedesse per strada Feld, gli lancerebbe il suo reggiseno in tempo zero. Wow. Quindi. Christian come in Truman Show. Quindi, no, questo è Derrida. Per gli amici Nico, buongiorno a tutti, oggi in ritardo, Twilight Imperium è la prima volta che lo sento nominare a Mario. Non ve ne ho mai parlato della mia passione per Twilight, ci faremo un Let's Talk. Effettivamente esatto. non devo... Guarda che sarebbe carino un Let's Talk su Twilight Imperium. Ce li hai anche le vecchie scatole, le varie edizioni, ma te le porti qua, gli fai vedere le edizioni. Guarda, è bellissimo. E ignoro il commento di Nick, perché non lo voglio leggere. Luca Sciglione, l'anno scorso abbiamo fatto dirette Instagram, Telegram, interviste in diretta. Ancora poco come punto di partenza, Luca, ma infatti, bene così. Probabilmente sarò limitato, sicuramente, ma sono gusti. Oltre America, non te lo leggo il commento, Nick, stavo cadendo nell'ora. Allora, Cristian, noi abbiamo fatto tardissimo, però c'è stato un botto di gente, una delle live grazie, più ragazzi, seguite, grazie quindi mille. Dobbiamo andare in chiusura anche perché la gente torna al lavoro. È stato un vero piacere stare con voi qui oggi. Alle 17.30 torno solo io perché Cristian torna a Torino, sono già molto in macchina, spero non in un muro d'acqua che no, esatto, non si è più sentito, sono sicuro che ha scaricato, quindi ritroverete Cristian con noi sicuramente a Modena Play, che faremo ora, a meno che non ci buttino fuori per vilipendio alle fiere, spero di no. E è stato un piacere, ragazzi, come sempre. Vi ricorderei gli impegni della settimana, se solo li sapessi. Ma te li ha scritti sicuramente. Me li ha scritti sempre, perché Silvia è un orologio svizzero. Bravissima. Quindi, domenica sera esci da queste live alle 21, cerchi di sopravvivere all'apocalisse zombie per l'ultima volta, non lo sappiamo. Lo sapete solo se seguirete la puntata, altrimenti no. Lunedì torna Loft alle 21, si parlerà di cartoni animati, anime, manga, e Giulia canterà. Silvia ha scritto forse canta, invece l'obbligheremo a cantare. Perfetto. Quindi sentirete cantare Giulia. Martedì ore 12.30 Silvia e Francesca fingono di commentare la classifica settimanale mentre chiacchierano di giochi a ruota libera, cioè fanno come sempre il cazzo che pare a loro. E martedì sera arriva qualcosa di nuovo su Dungeon Dice TV, e noi facciamo la faccia di quelli che ne sanno qualcosa. Non hai nata, mi puoi testimoniare che noi sappiamo niente. Tutto molto molto bello, ragazzi. Cuoricini coreani, cuoricioni per voi. Adesso partiamo con un raid, dateci solo ancora un minuto di tempo e scrivete ciao da Dungeon Dice TV. Raidiamo Silvia, raidiamo Yotobi, dai, cioè bomba, Yotobi, raidiamo Yotobi. Siamo 60, carichiamo Yotobi.
a mani basse. Mio concittadino, peraltro. Sì, allora portacelo, presentacelo, che non se lo aspetta questo ride in the face con i suoi 3213 spettatori. Non li noterà nemmeno. Non se ne accorge neanche. Salutate a nome di Dungeon Dice che ci fate un grande favore. Silvia, quando sei pronta, non esitare, lancia il raidone. Se non lo vedo lanciare in 10 secondi, lo lancio io, perché è un macello. Se no, vanno via tutti e non si fa più il raid. Silvia, lancia il raid. Silvia! Lancialo! Abbiamo raidato. Sì. Yeah!